Salve. Benvenuti, come va? Mamma mia. Ed eccoci resuscitati, tra virgolette, dopo la nostra 14 ore. Mamma mia, se sto un po' acciaccato, lo ammetto. Però oggi volevo tanto fare la co-op, Rorina. Che poi non so chi c'è, cioè, a parte Mellino, non so se c'è qualcun altro. Forse c'è... C'è Katia, anche se non so se fa live, visto tutti i problemani. Salve Rifa, salve Vivi, come state, bellezze? Se come se lo fai un po' troppo basso. Come state? Ho detto oggi ci becchiamo l'horrorone. Poi non so, sarà horror il gioco o farà proprio schifo? Che sarà un horror, chi lo sa? Come sto? Dopo la 14, perché mi ho staccato all'una. E comunque no, sto in Javica. Abbastanza morto, sinceramente. Infatti, dai, vecchio Bob. Mi volevo riposare, però poi ieri sera poi non c'era andata via internet. Poi stamattina non so chi mi ha chiamato, però sentivo vibrare. Dicevo, ma perché la sveglia vibra? Non è mai successo. Poi mi ero accorta, no, non è la sveglia, mi stanno a chiamare. Però me la sono proprio fottuto, ma non ho preso sonno. Quindi mi sono svegliato normalmente. Ero indeciso tra saltare o no. Però ho detto, che faccio? Non salto mo che devo... E comunque abbiamo perso venerdì e sabato. Quindi ho fatto va boa. Ho detto recupero. E quindi alla fine eccoci qua. Ma non so neanche se sabato... Tenic, ma salve! Non so neanche se sabato fare live, magari attacchiamo alle 3, perché alle 4, se non sbaglio, siamo da Lino, che anche lui fa la 12 ore. Quindi a questo punto mi sono detto, che faccio? Se attacco un po' prima e stacco un po' dopo, ci va a fare 3-4 ore di live e ci esce qualcosina. Quindi vediamo un po'. Però oggi dai, horror, oggi... Cioè, teoricamente infartini, oppure no? Quello è tutto da vedere. Però sono contento, ringrazio chi è sopravvissuto fino a quell'ora. Fate chi ha aiutato a fare sub goal, chi ha aiutato a raggiungere la live. Poi vi ricordo sempre che se magari dovete fare un acquisto, anche solo uno su Amazon, stupidissimo. Stavo cercando di avere il referral, però se mi sa, mi servono 3 acquisti obbligatori, quindi anche lì bisogna vedere. Come se dopo 3 acquisti, tra virgolette, me lo abilitano, mi sa. Magari... Se impazzisco, vedo la cosa più stupida del mondo e me la compro. Posso vedere se fa. Perché ho solo un acquisto attualmente. Oh, poi vi ricordo sempre che gli sconticini durano fino al 30, quindi... Al momento ho messo solo il big record del super barbuto di sub. Ho tanta voglia di raggiungere il record. Eccolo qua. Quindi vedo, oggi non so chi siamo. Sto cercando di organizzare una live su Payday 3. Anche solo farne una, però almeno organizzare una serata Payday. E che altro? Cioè, io volevo dire una cosa, vi giuro. Una cosa volevo dire, ma la ricordo. Buon lavoro, Borgulla. Salutone anche a te.
Veramente, che volevo dire quando sono andato in live? Veramente un minuto prima di smutarmi lo sapevo. E poi il minuto dopo l'ho scordato. Ma porca di quella miseria. Che già mi succede normale, figurati quando sto morto. Però si è scaricato un po' di giocaini. Visto uno probabilmente mi incula lì, non se lo fa prima lui, se lo fa, però che ci devo fa? Non so, ho voluto scaricare anche un po' di Red Dead Online, che se me lo sfizio ogni tanto di farlo. Perché di farmi tutto Red Dead non c'ho voglia, perché dura un anno. Poi diventa davvero mastodontico. Però magari vedere un po' l'online, vedere di riuscire a fare una seratina un pomeriggio. Salve Fozzi! Salve Bellone! Mi è un po' distrutti, sto un po' acciaccando, però dai. Alla fine quando mi chiedono di fare la coop, io lo ammetto, dico sempre sì. Vi dico anche una cosa un po'... un pochino personale. In realtà anche quando non streamavo facevo tantissime, proprio tante coop. Infatti non dico che ho discusso, però alcuni battibecchi con la mia ragazza l'ho avuto, gli ho avuti, che mi diceva: ma scusa, ma perché ogni volta che ti invitano puoi anche dire di no? Cioè è la loro live, è il loro lavoro, possono anche trovare qualcun altro. Però in realtà mi fa sempre piacere, perché alla fine con molte persone non riuscivo più a beccarle fuori dalle live, soprattutto dopo l'RP. E quindi quando mi dicevano vuoi fare questo, fare quello, dicevo ok, dai, facciamolo. E quindi sì. Eppure anche se ero morto, e lì non mi ha scritto vuoi fare una live coop, vuoi fare sto gioco, avete il gioco, vuoi farlo, ho fatto sì. Ero lì morto, non riuscivo a io non sono ancora sveglio, credo. Buon pomeriggio Schifo Maestro, non sono ancora sveglio, però porca miseria che se alla fine dico vabbè dai, perché mi piace stare in compagnia. No, ho bevuto, no, il caffè l'ho bevuto, anche mangiato, facevo due piadine praticamente identiche, solo che uno c'era il prosciutto cotto, uno c'era il prosciutto crudo. E quindi mo eccoci qua. Oggi nonostante mi sono lavato, mi sono pettinato la barba, comunque è andata a cazzi suoi, questa stronza. Uso l'SMR. Poi a chi piace no, chi piace è buono, guarda tutto di guadagnare. La vita propria, ma poi perché c'ho sta cosa, vedi che le dà fastidio? Le cuffie. Che la bloccano, ma a parte che qua praticamente è un po' aggiustata, quindi forse questa parte qua non ce l'avrei neanche più. Quindi manca questo. Poi ho visto, ma c'è una clip bellissima che devo caricare su TikTok, che avete fatto ieri. Quando stavamo a fare la coppa con Karimo, che mamma mia. Beh, ci ho pensato dopo che l'ho fatto quella cosa. Ma devo trimmarla e non so cosa vuol dire. O forse lo so, chi lo sa. Oggi non conta. Oggi sono mezzo me. Accorciarla. Ah no, no, col cazzo che lo sapevo. No, no. Non lo sapevo proprio. Ma poi alla fine ho visto perché un po' gli alert si erano sfondati ieri. Perché quando per il raid di Karim sono arrivati 106 follow. E quindi credo che a un certo punto BS ha detto, sai che c'è? Vaffanculo. Ma credo che proprio letteralmente, credo che se me l'ho anche sentito e ho pensato che fosse del gioco.
quindi te li faccio partire, ma non c'è un audio. E quindi erano tutti quanti, perché i raid di Lino e di Gatto poi sono arrivati. Quindi significa che per un bel periodo, da dopo la Lega Rim in poi, iniziavo a mandarli senza farli vedere. Quindi tutte le cose che arrivavano erano cose da mandare dopo. Poi mi sono ancora abituato, perché in realtà ce l'ho qua, mo. Quest'occhio qua guarda là. È là che c'ho la chat, ma prima te ne vado dall'altra parte. Cose incredibili. Quindi so di sì. Oltre alla neve di Payday, ho visto pure un giochino free oggi dei Thermos che magari si potrebbe fare in 3-4, da vedere da quant'è. Però pure quello mi interessava parecchio. Classiche modalità di Overwatch, però fatte con combattimenti single. Quelli me le ha mazze ferrate. Sì, quello. Assolutamente quello. Poi c'era Payday, che in realtà Payday doveva essere il piano B di ieri, che sto contento che non sia servito. E poi ho anche We Were Here, bla bla bla, quello che hanno messo free, che anche quello dovrei fare con il Raiko invece. Immaginate io che devo dire a una persona qualcosa e ogni 3 parole dico è fatto apposta. Mi ha mezzo minacciato di quittare la live e andarsene. Ma secondo me è solo un simpaticone e non lo farà. Però cioè, se io mo stiamo a giocare insieme, no? E tu entri in una stanza e mi dice c'è una leva e un bottone e dico tira quel fatto apposta sopra. Cioè, capisci che se stiamo parlando della leva? Noi Difa entra nel club. Ma la dica che stende la bambina del caro, ma grazie mille! Bentornata! Goditi la tua barba! Un bacione! Credo che è la prima volta che lo leggo, qualcuno stende. Non c'è neanche la. A parte la fontana non c'è niente. Grazie mille! Però c'è sempre la fontana. Allora, la fontana doveva essere. Pensavo di metterla soltanto per il settembre, però mi piace troppo. Mi piace troppo. Mi piace anche il fatto che parte sia quella che l'altra, sinceramente. Io la tengo così. Voglio provare magari a cambiarla per il follow. Magari lo creo un altro e metto qualche nuovo immagine, cioè nuovo effetto per il follow. E poi da quello che ho capito lo fa anche mezzo mo Twitch stesso. Poi mi fa impazzire il fatto che rimbalzano le mute. Io lo ripeto, proprio senza vergogna. Mi piace un sacco sta cosa, ma io non sapevo manco di averla messa. Però le cose più belle non sono quelle inaspettate? Pensateci. E fatelo sapere sulla mia posta elettronica fra proprio lui incredibile. @qualcosa.com. Iscrivete e poi ne parliamo. Pensare che mo stavo aspettando tanto il PC nuovo perché devo scaricare coso anche. Devo scaricare Elden Ring per farlo co-op. Anche se veramente io volevo fare Resident Evil 6 co-op. Quante cose che voglio fare co-op? Le ho tutte rimandate per aspettare il PC. E io in realtà è da agosto che ci penso al PC, quello è il problema, sono 2 mesi. Anzi, in realtà ci ho pensato da prima di che partissi, poi da agosto sono tornato. Ma allora, da prima di partire ci avevo pensato al PC, quindi ho avuto questa escalation incredibile. Sono 2 mesi e mezzo tu.
Quindi si accumula tutto quando si è accumulato. Però ci rifaremo. Poi io l'ho buttata lì, visto che ci sono ancora gli scontini. Fatto, potremmo fare il mega record. Di Proc Galactic. No! L'ho vidi in passato da Max, da Sir Max, se non sbaglio. Avevo parecchio tempo fa. E non mi è dispiaciuto come gioco, però non so se ti è mai successo. Vedi quel gioco che ti piace anche, però ecco, anche solo farlo è difficile. Tu immagina che poi devo pensare di farlo e portare in live. E alcune volte mi trovo sempre con nel pensare del c'ho un giorno libero, non mi va di usare di fare quel gioco così e basta, magari me lo spreco. Però poi mi trovo, c'ho tanti giorni, no, non voglio fare quello perché magari no, mi perdo dopo una live. Quindi mi ritrovo che ho fatto un gioco così. Per alcune volte la scelta del gioco mi stona. Da 15 giorni si torna a faticare, tranquillo, ci può mai essere. Allora ci sono sempre VOD, anche se già immagino che chi... si vuole recuperare a 12 ore, visto chi si è sentito i Patti Soros come podcast, che devo dire per essere la prima volta secondo me sono stato a parte quello di cazzo delle scorreggia, quello che era alla fine live morti, i miei sono stati quelli dove più si è chiacchierato, non vorrei dire, ci sono le prove video, ditemelo anche voi, ecco, prendete su Telegram, scrivetevi, perché sono stati belli chiacchierati. Mitico Narmak, grazie mille del follow, benvenuto. O Armaker, non lo so, uno dei due. Quando c'è il numero non so mai se leggere o no, perché io il mio non me lo leggevo, quindi... Siamo indecisi. È stato interessante, sì. Però alla fine abbiamo fatto poche parti, sono durate 2 ore velocissime. Che poi è bello, il bello è proprio quello, anche tu dici stai riflettendo su una proposta assurda che non accadrà mai, però comunque ci pensi ed esce fuori un dialogo, e magari che è più difficile quando devi parlare di cose vere. Quindi quella è anche che è la cosa bella. Comunque il gioco di horror di oggi, come si chiama? Il gioco di horror oggi, come si chiama? Love in the Dark. Mamma mia, pure il nome mi fa schifo. Così, ma ce l'abbiamo solo io e Lino. Ma quindi si gioca solo io e lui. Credo che fosse, ci fosse più gente. Perché io dovrei vedere chi c'è la libreria. Ma non c'è la Katia. Non c'è la... C'è la Gatto. Garim non credo che pure ci sia libero. Ah, oggi solo... una coppa 2. No, non me l'aspettavo. Mamma mia, che sto guardando. E dopo vediamo, dopo se finiamo esattamente dopo 2 ore, se c'è un po' di video, perché in realtà ogni tanto guardare qualche video mi rilassa e mi piace proprio. Ma quelli di Mariola sono diventati un po' me, sono sincero. Perché se è allungato ogni cosa che gli mandano ci deve parlare mezz'ora. Che ripeto, fa l'olio è quello buono, l'aceto è l'aceto no. Se ti metto l'aceto che malamente come mi distruggo il piatto. Anche se ci metto un cucchiaio. Preferisco l'olio che è più scadente di un aceto, sinceramente. Sono quelle le cose che mi turbano. Poi vi ricordo anche che sta settimana sabato ci sarò, devo capire se sarò in live o meno, potrei essere in live dalle 3 e fare magari 15-18, che numeri, però sì, potrei essere in live in quell'orario se me la sento.
Perché dovremmo avere le 4 party animals. Che non so se sapete che molti sono incazzati sul gioco perché l'avevano annunciato anche come un gioco offline. E in realtà no, devi giocare per forza online su quel gioco. Ed è una cosa che non c'era. Poi dopo l'hanno modificata, ma l'hanno modificata dopo che uno l'ha comprato. Quindi letteralmente imbrogliare. E in più, posso pensare, per dare corda a quello che dicevo, su Lies of P hanno fatto uscire una patch per nerfare, per nerfarlo tutto. I nemici base e anche i boss. Mo ditemi voi se è possibile una roba del genere. Che è un gioco, gli devi fare addirittura la patch per nerfarlo. E se no non so, sono normale. Che poi ai tempi, ne abbiamo parlato anche in chat ieri, la questione di Malenia che si curava e quindi anche lei l'hanno teoricamente nerfata. Ma l'hanno nerfata perché non è possibile che c'era sta cessa che ti copiava lo scudo e si curava. Cioè lo vanificava proprio. Considerando che usare lo scudo era la tattica migliore. Perché tralasciando i pro che si avvicinavano e poi facevano le moto per sdraiarsi a terra e gli schivavano gli attacchi. Ma quella è roba da pro, che sono eccezioni. Invece con questi qua, io ripeto, hanno fatto delle scelte che hanno reso duro il gameplay. Talmente duro che ti risulta brutto. Perché quello è. Se risulta brutto il gameplay, allora per migliorarlo hanno fatto le scelte, cioè il poter schivare da terra che ti devi comprare, il fare il doppio scatto che ne fa uno normale te lo devi comprare. Ti giuro, se lo mettevano a pagamento un gameplay fatto meglio, guarda, era la loro meglio scelta, vi assicuro. È davvero la meglio scelta. Però sinceramente c'ero lì un po' l'idea di ricomprarlo, cioè di riscaricarlo, ce l'ho. Abbiamo anche Spore che mi sono divertito ieri. Mi sono divertito a creare il tizio più strano possibile. Però come era leggiata la nostra Filumena lì, lo sanno in pochi, lo sanno. Solo chi ha visto la live ha visto una persona così leggiata, così tranquilla nei movimenti. Poi abbiamo detto una Filumena andava creata, abbiamo creato proprio da una cellula, siamo partiti, però l'abbiamo fatta. Sono soddisfattissimo. Poi stavo a vedere, mi sa, ora sempre bello, sì. Stavo a vedere, mi stavo a riguardare un pochettino il gameplay di coso Dar, no, Anigio, perché penso sempre a Dragon Age quando voglio di Dragon's Dogma, ecco, non devo cercare che il 2, mamma mia, se voglio farlo. Dragon's Dogma a me è piaciuto tantissimo, l'uno, io ripeto, il mago che ho fatto lì non lo rifarò da nessuna parte. Cioè quello di Outward che ho fatto era anche quello incredibile, ma mai quanto quello di Dragon's Dogma. Davvero mai, là proprio. Cioè un gioco vecchiotto, però considerando che il 2, perché c'è la stessa grafica, l'idea di recuperarlo, cioè l'ho sempre voluto fare da quando ho annunciato il 2. Perché davvero è bello, bello, bello. Cioè, è una cosa che io... È un gioco che consiglio a tutti quanti. Soprattutto a chi piace fare mago, le giochi lì... A parte che tutte le classi sono spettacolari, eh. Anche solo il guerriero ha delle abilità incredibili. Anche l'arciere. L'arciere spara migliaia di frecce a colpo, proprio. Non si capisce niente. Però davvero, se vi piace fare il mago, c'ha dei caricamenti lunghissimi quando combatti. Però tu mandavi tutti i guerrieri a un certo punto incominci a far cadere letteralmente meteoriti dal cielo. Cioè tu vedi in lontananza i due che combattono e questi meteoriti che tu hai evocato che bombardano a tappeto random.
Poi c'è anche il vortice che è incredibile, c'è sto tornado che comincia, che lo fa del punto dove dici tu, comincia a spostarsi verso i nemici quando si abbassa per colpirli, per risucchiare proprio da sotto, cioè proprio una roba devastante. Sono proprio quei giochi che voglio fare, ma c'è cioè, più volte, infatti mi darò fino a 3 volte l'ho finito. Una volta l'avevo moddato tipo che aumentava l'ex per bavare, infatti è stato assurdo perché beccavo proprio la becca del drago, che quello dovrebbe apparire, che ogni tanto appariva sulla mappa, però lì l'ho letteralmente ucciso, cosa che nel gioco non si potrebbe fare, mi sa, dovrebbe scappare prima. Salve Giuniperona, come va? Oh Millon, salve! Sì, Dragon's Dogma! Ma è tra i miei giochi preferiti assolutamente! Cioè, poi uno magari ci può trovare tutti i problemi che vuole, ma... un bel gioco, neanche troppo lungo. Su Steam ho Dark Arisen, come si pronuncia. Anche quello ho fatto 2 volte il normale e una volta quello. Ma vedi, tre per l'acquisto, diciamo l'effetto GTA che uno compra da ogni generazione. Io poi mi sono accorto che ho GTA ma non ho Red Dead. Perché, cioè, sincero, guardando un po' l'RP su Red Dead, mi è venuta voglia del gioco. Non tanto dell'RP, ma quanto del gioco. No, io Red Dead l'ho fatto con la Play. Per questo qua. Sì, Red Dead, cioè, a me dispiace che a gatto non sia piaciuto tutto, ma per me è inarrivabile. Per me è un gioco talmente bello che poteva quasi non avere combattimenti. E io infatti l'online mi sono scaricato, perché l'online ci fu un'offerta tipo lo pagai 5 euro, non so cosa 5 euro veramente... Era un'offerta, ma 5 euro per fare soltanto l'online è stato incredibile. Ma vedi, però a sto punto prima, eccoci qua. L'ho lasciato perché me lo voglio godere appena compro la scheda video nuova a massimo dettaglio. Sì, fai bene. Poi vabbè, in realtà poi la grafica è talmente alta che non ti devo giocare tutta ad ultra. Però fai bene. Comunque ragazzoli, prima che arrivi lì, vi ricordo che ci sono... Come cominciate a fare RP in GTA? Guardando Faggio. Salve Isaac Forever. Va bene, ci vuoi mettere. Grazie per la compagnia, buon lavoro. Ve lo giusto ricordarvi che ci sono ancora gli sconti, come dice Extreme Elements. Se volete fare la sub, vi costa soltanto 3 euro, oppure potete risparmiare ancora di più provando a fare quella da 6 mesi. Tanto io le live non le mollo. Quindi se un giorno lo perdiamo, provo a recuperarlo. In più, siamo a meno 5 dalla cifra tonda. Io vi ricordo sempre il motto del canale, che tondo lo streamer, tonda la cifra.
almeno solo 5 per fino a Tondina possiamo arrivarci oggi. Poi oltre alle sabine avete anche le gift scontate fino al trend. Se vi piace, se vi piace il canale, magari voglio supportarlo, considerando magari chi è arrivato ieri dalla 12 ore qualche ride, basta soltanto una sabina. Magari io, chi non si fida, può fare soltanto un mese, ma poi dopo se ne pente, ve lo assicuro. Ad un mesino vi togliete le pubblicità, guardate le mod, pagate di meno, supportate il canale, che volete di più? Vi do il bacino, vi do, e c'è la fontana. Il nostro alert fontana, cioè, più di questo, non lo so. Non lo so. Venite a casa vostra a fare un massaggio ai piedi, venite a casa vostra a fare un massaggio ai piedi. Però poi la fate la sabato, perché mi faccio il massaggio gratis, sì. Poi magari vendo un business e lascio Twitch per fare i massaggi. Se no faccio i massaggi in live dove faccio vedere i piedi della gente. Vedi come... Là come sfondo, più la partner, bro. Comunque, niente, ero partito, torno sul pianeta Terra, torno. Dove era anche un Lucano? Assolutamente sì. Il Lucano però serve almeno due gift, serve. Vengo, ti massaggio i piedi, mentre ti bevi il Lucano. Quello lo porto io. Comunque RP l'ho cominciato a fare, perché mio fratello stava guardando Fagiolini in RP e mi ha detto guarda questo. L'ho guardato e ho detto Madonna, sei la cosa più bella del mondo. E GTA lo tenevo, no, GTA non costava un cazzo ai tempi, l'ho comprato perché ancora avevo fatto la play. L'ho comprato, l'ho... E ci ho iniziato a giocare. E mi ha letteralmente cambiato la vita, perché lì ho conosciuto... Scusate, mi stavo aspettando se lì non mi scriveva per la coppa. Ho conosciuto poco dopo Karim, credo dopo neanche un mese. E poi all'inizio era piccolino, quindi ci conosciamo un po' tutti, però magari ecco con Karim ho fatto amicizia fuori. E poi insieme a lui abbiamo conosciuto Lino, ho conosciuto la mia ragazza e ho conosciuto il Raiko. Non credo che ho conosciuto Karim e Harry Lino, così è stato l'ordine, meno male. E da lì pian piano poi ho conosciuto persone che sento tuttora, persone che non sento più, per fortuna. Conosciuto poi in maniera trasversale, ho conosciuto Moro e Gatto. Alla fine così è andata. Semplicemente ho guardato Faggio, mi è piaciuto, sono entrato. Sono uscito a passare, com'è andata? È andata parecchio bene la 12 ore, mi sono divertito la 14 ore. Mi sono divertito un sacco. È stato divertente. Ho fatto un sacco di cosine. Mi è piaciuto un sacco giocare forte, è stato rilassante. I patti mi sono piaciuti. La Coppa Karim è stata incredibile. Tutto perfetto. Red Dead Redemption 2 l'ho preso al day one, ma non ho ancora finito, troppo lungo la storia. Io feci proprio il chiusone alla play. L'ho preso, mi sono sfondato male. Infatti a finirlo eravamo io, Karim e altre tre persone, credo, quando l'abbiamo finito. Eravamo letteralmente solo noi. C'era un achievement che era fatto dall'1% della community. Infatti poi ne abbiamo parlato, e cercando un po' online ci siamo accorti che eravamo tra virgolette gli unici ad averlo finito. E la gente diceva guardate, è bellissimo, ma è talmente bello che io se ho 2 ore, un'ora la passo a camminare. E se un'ora cammino, poi quando è letteralmente che gioco un'altra ora, che in un'ora di gioco non faccio niente.
E quindi per questo la gente non lo finiva, ma lo capisco. Difficile finire un gioco che è così grosso e ti dà un sacco di voglia. Per esplorare, cioè camminare e beccare la gente, sapere che dicono, vedere cosa fanno. Mamma mia, era incredibile quello. Effettivamente giocare un mondo vivo, poi io anche quello ha i suoi limiti, però le persone facevano cose. Cioè ci sfiziava, cioè quelli che si perdevano. Ma anche solo le imboscate che ti faceva la gente, chiedeva aiuto, quello legato. Oppure semplicemente una che era rapita che ti urlava aiuto mentre era a cavallo ad un altro, quindi giravi e andavi a salvare. Alcune volte era vera, alcune volte era una trappola. Che spettacolo. Esatto, gli incontri casuali erano allucinanti. Perché poi aveva un sistema di caccia che anche quello mi faceva di voglia. Le cacce normali, tralasciando le cacce leggendarie, ma anche solo le cacce normali. No, cioè, non... Quando anche GTA sia stato incredibile, che molti lo sottovalutano, nonostante gli anni, vi dico che quello non scherza proprio. Super, super, super soddisfatto del gioco. Malino. Mi chiamerà mai. Ci sono quando vuoi, che era appena scritto. Chiamala, lo fai Soreta, che chiamata un po' un casino. Messo Discord al primo piano, ma tanto non si fa. Lo chiamo. Anche Gartic Phone. Salve. È successo un casino. Che è successo? La 12 ore è diventata una 24 ore. Ottimo, metà lunga. Sì, avevo tutto il programma già fatto, ovviamente. Ah, vuoi immaginare, se pensavi che potesse arrivare... No, stavo scherzando, non c'è niente in programma. Non è ancora 12 ore, probabilmente, non c'avevi in programma. No. Beh, in parte è vero, però a me piace, io sono una persona così, che gli piace andare all'avventura. Cioè, anche solo quando fai la live, cioè, dici 80 giochi... Vuoi che non bastino per questa live? Sì, bastano, quindi si è posto. Sì. La 12 ore da pubblicata oggi, il programma è sbagliato a scrivere 3 giochi su 5, è vero, Francesco? Ma a me non mi piace, io sono proprio contro i programmi, non ci posso fare niente. Non ci posso... Cioè, tu pensi che io ho speso 30 euro per un gioco, tanto. Tipo un mese fa, sì. E ho detto, ok, ora lo gioco, è un mese che sto aspettando di giocarlo, non lo giocherò mai, probabilmente, sai che cosa è la mia 24? Letteralmente il casatiello, cioè ci butti tutto quello che tieni dentro. Sì, tu vai a vedere questo qua, lo devo fare, ma io pure, in realtà, a parte le cose che devo fare con gli altri, cioè, ho messo lì dei giochi, alla fine non so perché... La mattina ho detto, ma io voglio fare Spore, e l'ho scaricato, ho fatto quello. Cazzo, se mo voglio rifare giocare Spore. Ma fallo assolutamente. L'unica cosa è che se ha un problema di scaricare un file, devi installare la roba di Microsoft che non ti installa. No, ci ho giocato l'ultima volta, il problema sai che è pure cos'è? Io, però lo... Perché ho dovuto formattare e quindi ho perso tutti i salvataggi. Ma è bello, te lo ricrei da zero. Ma sì, è sempre divertente. No, assolutamente. Poi la fortuna, sai che è? Che mo posso scaricare i giochi. Cioè, letteralmente, a random mi viene in mente un gioco, tipo il gioco che ti ho proposto oggi. Lela, ma grazie mille per il ride, benvenuta. Ma l'avrò contattato poco prima di pranzo. A che ora ti ho scritto? A me? Ma io, a parte il fatto che avevi scritto, io ero morto. Ma sta alle 10:40, dai, neanche troppo tardi. E io ho detto, fai live oggi? E io ho proposto il gioco da fare. A me, cioè, io la mia risposta doveva essere no. Però ho detto, vabbè, vuoi fare un gioco? Perché dico di no? Ma sì, ho cambiato nome, così. Sì, bello, sono finalmente fra Lela, ci tenevo. Però vorrei fare qualche altra cosa. Ho il 93 dentro come te, nel cuoricino. Sackat Party che vorrei giocare. No, Sackat Park, Parking. Non so se lo conosci. No. Vabbè, tu in casa la notte ci stai, Francesco? Sul tardi, probabile. Perfetto, in caso ti faccio sapere, dai. Dino Estinto, sì. Quando poi tu c'hai tutta la notte, quindi qualcosa... È di domenica, voglio fare.
Sì, dal sabato alla domenica. Sparo a me è bello solo se giocando in compagnia. Cioè, da solo non ti piace? No, dai, è figo. No, è bello. È figo, è figo. È molto. Tutto bene, tutto bene. Ieri abbiamo fatto la nostra 12 dopo, ore. È stata una fatica assurda. Lo faccio la mattina un'oretta, ma mi sa che poi lo rifaccio pure la sera. Non ho credo di non avere un mod. Voi. Allora, io provo a farti uno shout out. Comunque, oggi giochiamo un gioco molto interessante, sì. Ovvero un horror cinese. Che ho ricevuto in un bundle, non so manco se funziona. Ah, ecco perché mi posso sfugare da giochi quando ve lo rimborso. Sì, sì, un bel 3 ore, 4 ore di My Summer Car, mi raccomando. Vediamo, vediamo. Più che My Summer Car, stavo pensando a qualche My Summer like. Tipo andiamo a tagliare il legno su Monbazoo. Giochi così. Già sicuramente giocheremo Counter Strike 2. Ah, in realtà lo giochiamo con Karim Counter Strike 2. Poi vabbè, vedrò un pochettino come va. Tutte ottime Madonna, premesse per questo gioco. Sì, tra l'altro ci ho giocato, mamma mia. È letteralmente Counter Strike 1. Cioè, non è che dici, vabbè, l'hanno... No, no, è lui proprio. Dai, non fate i timidi e cliccate quel link, l'ho messo. Non so com'è possibile. Babbo, apriamo il gioco, Fra? Eh? Assolutamente sì. Vai, sono pronto. I fumogeni... Che poi ho detto, chissà... I fumogeni, ah. Che poi te l'ho scaricato, in realtà. Cosa? CS, in realtà l'ho scaricato. Ah, buono. Dai, Franci, è 4 mattina, vieni a fare compagnia su CS. Solo se riesci a fare in carino le 4 mattina, ma lo sfizio. Non penso che, penso che alle 10 stia già dormendo. Ok. Non è proprio che ti c'è dato anche tu. Hai spiegato che ho trovato, sono via Counter-Strike, come inizia. Bravo, Mario, che poi veramente, a parte gli scherzi, c'è letteralmente l'RP che sì, potrebbe coprire. Sì. Ah, giusto. 10 ore di live. Player siamo solo io e te, quindi due. Creo la stanza. La password è Mario. Di nuovo, lo schermo è tutto sminchiato. Adesso risolviamo tutto. Ma io ogni volta che devo cambiare categoria, perché devo lottare? Ok. Oh mio Dio. Ma sono il personaggio che probabilmente va all'Inps di Sleeping Dog. Ma perché Sleeping Dog sono all'Inps? Ma c'è perso che la missione. Oh, ma è ancora storto? Ma che cazzo? Ma che educato? Aspetta, mo capisco. Che devi cambio scena. Perché è vero che è tutto storto? Ok, sei scettato OBS. Ah, certo. E così come il gioco Love in the Dark. Ma che titolo di lasci merda. Stare, guarda, è un gioco di fango. Sono una signora mezza nuda. Ma non c'è neanche l'immagine. È terribile. Sleeping Dog, sembra di GTA. Beh, allora è bello, sì. Meglio, non lo so. Bello Sleeping Dogs. Sì, 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 sapevo che cos'era. Amici, vi ricordo che a 1000 sub mangio gli orsetti gommosi ma piccanti che arrivano dalla Cina e quindi probabilmente saranno fatti di adamantio. Bellissimo. Così ci roviniamo la bellissima 24 ore. Nemmeno le scarpe, no, sì. No, c'ha le ciabattine, fanno... Io ho cliccato, sono secondo stato... la trama. Allora, siamo una coppia che ha ricevuto un invito da un uomo per un evento, ok? Lei, la ragazza, insisteva ad andare, e tu vuoi proteggerla, quindi ci vai, però ci vai segretamente. Boh, non so. Fra, dimmi... Aspetta, ma forse ti posso... No, sta... Fammi capire... Ecco che è partito, grazie a Dio. Posso invitare? Ma stanno i cagnolini, ci stanno. Belli. Ma che è l'account TikTok? Ma è in cinese. È normale, è normale. Capolavoro di trama. Gioco. Assolutamente sì. Io voglio essere la signorina sexy. Però quella lì con gli occhiali mi intriga di più, se devo essere sincero. Ma quindi insieme monteremo anche gli addobbi per Halloween. Fico. E come si cambia la lingua? Questo... scusa, non ce l'hai in inglese tu? Ce l'ho in cinese. Allora esci e poi sta scritto inglese nel menu. Che già cliccavo, usci. No, dove ce l'hai? Come... Esci tu? Aspetta, tieni la chat aperta, chiudimela. Oddio! C'ho la chat cazzo? Aperta, ma che se di... Sì, basta premere V, tipo. Ho premuto V. Ah, no. Ok, a posto, ma non ti sento più. Allora, clicca all'ultimo cazzillo... A sinistra? Giù. Sì. Ok, sono uscito. Ok, vedi, dovresti vedere inglese da qualche parte. Eh sì, forse devo cliccare, c'è stato troppo velocemente. Cos'è quest'incubo anatomico? Oh, come ti permetti? Anche questo gioco con modelli sus. Eh sì, è un gioco cinese.
I giochi cinesi sono tutti sus. Ok, mo mi puoi invitare. Sì, no, Yedux, la 12 ore, no, 24 ore ora. Aspetta, lo scrivo. Aspetta. Adesso vediamo un pochettino come... Pinnate il messaggio, modders. Mo dovrebbe essere cambiato, quindi... Ma se no vedo un multiplayer, non si trova la tua partita. Credo che ti devo invitare. Ok, vai. Che è scritto cock? Cosa sta scritto cock? Cioè, scritto con K. Ciao, o Ori. K. Però... Come stai? Spero tutto bene. Tutto, tutto. Ok. Ok. Ricorda di mutarti se vieni un po'. Se sei mutato. Parlo. C'hai scritto voice chat close a destra. Ciao Carisna, ciao Roxy. Ciao Drugo. No, c'ho voice chat open. Allora prima V, premi V. Close, ok. Ok, perfetto, tu vuoi essere questo signore terribile? Ma tanto uno vuole l'altro. Abbiamo della Yakuza su uno. Non va più che bene. Ok, premi vai. Start to game, ok. Partecipo. Ma non c'hai una cosa un po' troppo inguinale tu? No, ma no. Probabilmente mi vedrai la fregna. Ok. Vabbè, sento dei suoni che... Se c'è qualcuno che sta facendo popcorn a casa. O sta girando il coso dei numeri. Senti il ventilatore, forse. Ma lontano. Ah, vabbè, ma Francesco, perché sei una signora, mo? Ma ti sento chat open, c'hai. Eppure io ti sento. Premi boom. Adesso è chiuso. Premi ok. Boom. Ok. Ma senti un suono... Francesco, risalta? No, io... No, non ti piegare, tu. Oh mamma mia, tiro pannolino, Francesco. Ciao, report. Tu a bucchiacchiere, che t'agitisci. Come tengo a bucchiacchiere? Bello! scusi, fammi vedere, mandami una foto. No, no, ha stracciato. Grazie a Dio, ha stracciato il vestito. Sono un po' triste. Che poi è anche color carne, quindi è un casino. Dobbiamo cercare di entrare nella stanza. Lo so, Felpadò. Dobbiamo cercare di entrare nella villa. Come si entra? Dalla camera. Probabilmente sì, dobbiamo fare il parkour. Sì. Ah, sì. Sei durissimo. Voglio pure un po' di impossible game nella 24 ore. Probabilmente rigiocheremo a Getting Up. Gioco di merda. Getting Up. Ah, ok. Non mi avevo in mente quell'altro. Ma no. C'è gente che parla, cazzo. Andiamo a passare. Festa. Chi è che fa? Stanno facendo 24 ore. Oh mamma mia. Ecco, wow, che paura. È vero, sai. Ma che cazzo? No, signore. Ok. Ah, quella è la mia fidanzata. Oh, che sta succedendo? Ma non lo so, c'è una festa particolare. Ma scusa, perché sono diventati quelli? Uè, signore, a me queste cose non mi dispiacciono. Ma da dove li ha presi i modelli questi? Tutti i modelli del mondo in un gioco. Ci stavano pure i coniglietti di Pasqua. Va bene. Okay. Ma quindi questo è quello che è successo? È successo un casino, è successo. Uè, riesco a passare qua dentro, no? Oh no, io ti dico solo che già ho trovato... un medikit. Mamma mia. Qua c'è un bambolotto. Quando era 24? Il 30 settembre. 30 settembre. 31 diventa. E 1 sta per 1. Anzi, aspetta, scrivo. Lo scrivo proprio. Ah, 24 ore è il 30 settembre. Ecco qua. Mi pinnate questo? Modders? Modder, rispondete pinnami tu kist. Ho trovato una chiave per chi... Ma c'è una spada! Ma di legno? È incredibile. Non lo so, è una cosa per... Ma è fatto con le monete? No, non fa... Io non c'ho un cazzo di niente. A parte il mio. Ogni tanto il ventilatore entra un po' troppo nel mic, mi sa. Aspetta un secondo, no, lo tocco, tanto non mi dà fastidio. No, vedi se la riduzione del rumore. Secondo me. Perché è Discord, però. No, ma tanto tranquillo, un secondo solo che arrivo. Tranquillo, che poi cazzo effettivamente fa caldo ancora, madonna mia. Ho medica e lobby toilet key, ok. Sì, praticamente sono le monete, sono delle monete. Un altro gioco pure che mi piacerebbe fare di nuovo con game. Sono esausto fisicamente. Allora, ho trovato pure second io. Floor bedroom key e lobby toilet key. Quali chiave trovato? Un medikit. Ma tu l'avevi visto il medikit qua? Eh? Sì, l'ho preso uno. Ah, quindi è doppio. Franci, questo te lo lascio a te. Lo spara la gente, vai. Vai, però carino, però. Ma scusa, ma i colpi.
19. Ah no, i colpi sono appena tra arma. Aspetta, fra l'obiettivo. Find and destroy the doll. Get down close to the doll. Cioè, vai vicino alla bambola e non ti far vedere. Ok, gli stealth. Ma è qua dentro, c'è una porta. Poi è nella stanza. No, infatti. Target po- oh! Io mi sa che... Oh, mamma mia. Devi fare tu. Ci stanno i gnome. Mettiti la cavagna nella vasca. No, ragazzi, è sempre alle 10 del mattino, a 24 ore. Ma... Io ho un problema, mi sa che forse ho preso prima i proiettili dopo l'arma. Alle 10. Oh no, e mo? Qui c'ho il colpi. Non c'hai i colpi? No. Ah, bene. Aspetta che scrivo anche l'orario, va? Allora. Settembre, cioè la 24 ore, alle 10 del mattino. Ecco qua. Moddex. Chi è? Sento un suono. Dobbiamo trovare l'altra doll. Un pezzo alla volta. Sì, adesso ho la bambola nell'inventario, ma non so a che serve. Ci vogliono 24 ore per scrivere la 24. Ma si scende, ma quanto sangue. Aspetta, e... succede dopo da track, eh? No, ma sei entrato in bagno? Sì? Non mi vedi più? No, hai bucato la porta. Ma come? Vedi? Entra. Vedi, guarda. Ma che cazzo? Ah, è occupata però. Ok, ui, che primo piano in Goppa. Goppa? Dimmi. Goppa, due colline. Ah, beato a te che vedi sti cose, io non vedo niente. Il pantalone mio, dove piace? Il pantalone? No, ma che pantalone? Tu sei una signorina. Ma come tu? Non ero quello della Yaku? No, sei una bella signorina, se devo essere sincero. Allora, andiamo verso il punto. Mira la stove e premi E per lanciare la... Ah, ok, dobbiamo bruciare la bambola praticamente, fra... Ok. Sei pronto? Vieni qua. Bruciala. Come appiccio? Ho bisogno della bambola. Ce l'ho nell'inventario, mi so. No, mi sa che sì, io ce l'ho la bambola. Non ero accorto con lì. Ah, ma forse l'ho già buttata, quindi ne devo buttare altre. Ah, no, forse è questa. Ah, eccola qua. Provata. Okay. Ok, e ora immagino dovrei... Pick up il gasoline. Ok. Sì, ma ecco, mi dice, dove è tutto? Sì, esatto, un po' strano. Dino Burke è una studentessa universitaria di 30 anni, ovviamente. Premuto V, maneggia te. Ma come la sta buttando? Premi V, Lino! V? Ah, v. Scusa. E mo' accendino. Sì, va, prendi gli accendini. Ma che non so. Sono due, ah no, è uno. Soffia Mi. Ah, perché soffia Mi, non è che vuoi ti accendini. Mio. Oh, puccia tutto coso, okay. Vai. Sì, probabilmente sarà il tutorial. Ah, infatti. Sei ingazzata male. E bravo, ma... Mirko. La chiave. Una chiave. Oddio, uno di 10, fra, è uno di quei giochi. No, quindi allora. Vabbè. Però abbiamo le armi. Gli altri giochi non combattevamo i nemici. Questo anche è vero. Che porta. Che chiave hai trovato? Ah, dove sta? Oh no, già. Oh no. Game Hall K. Sapete una cosa? A me sta venendo in mente che effettivamente un watch party di un film lo potremmo fare. Di quei film che non hanno licenza, tipo il Pinocchio sardo. Devo solo capire dove trovarlo. Andiamo via. Ma su YouTube dove certi... No, no, non un watch party. Cioè, sono video, ecco, di YouTube qua. Comunque. Sala game che è sotto. Che bello! Che è quel coso... Lino, tu dove sei? Tranquillamente su YouTube, c'è? Dove sei, fra? C'è ancora la tiba. Chi c'è? Quale tiba? C'è una tiba lì che... La tua sinistra, dietro di te, lì, dietro di te. Ma non c'è nessuno. Non la vedi? No. Ma è accovacciata, c'è una tiba rossa, che... ma si illumina. Ma dove sta? Vicino alle tende, no, se n'è andato, ok. No, ecco, ah, okay. Allora ora la vedo. Ma quello deve essere il boss. Ma che mazzo c'ha sta signora? Signor! Noi la seguiamo a scopo... capì. Oh mamma mia, in faccia, vai! Sei buffato. Sono ammazzato. Sono fisicamente esausto, ho fatto il mio. Vai tu, Francesco, a te ora. No, mi sa che no, non c'ho l'arma. E mi sa comunque no che... Un po' ti si intravede, quindi devo stare attento quando ti fisso. Ma perché? Che mi si intravede? Le mutandine. Ah vabbè, se sono le mutandine. Ciao Fede. È sparita, ma io non la vedo più. Sicuramente. Cosa ne... Una recensione del Pinocchio sardo al volo.
No, giù è aperto, eh. Andiamo giù, andiamo qua, giù. Qua. Ok. C'è allora l'altro. Nella nave di fra... ci sta? A te fiammiferi. Io prendo i fiammiferi. Fin okay. del secolo. Lo vediamo durante la 24 ore. Ok. First floor corridor key. Quindi primo piano. Questo qua non si aprirà. E invece. Ah. Un altro medikit che non ci serve. C'è quante porte? Il bambino? Il bambino sardo. Il bambino ah, pensavo in Pinocchio. Fa tutto qua nel film. Ma che bella mappa. Vabbè, prendiamo la benzina. Sala. Chi è? Che paura. È chiusa la porta. Fra, io sono pieno, non posso prendere nulla. Pure io. Non ho capito perché. Che due cose puoi portare. Una è la spada. Ah, fra, ci sarà un problema, secondo me. Qua. Ah, no, ok. No, pensavo. Ah, che c'avevi la bevanda, c'avevi. Vediamo. Ok, infatti. Ok, siamo usciti. Ho trovato chiave, un'altra qua? Chiave. Ah, buono, mi sto cercando. Ok, to the first floor bar. È okay. Pieno proprio di roba. Un'altra chiave, fra, prendila tu. Diamoci le chiavi. A dove sta? A che fine ha fatto? Qua. Ma che come l'hanno messa qua? Non ne ho la più pallida idea. Non ne ho la più pallida idea. La gym non è questa. La che? La palestra. Sapete ora che guardando la palestra che possiamo fare? A 1200. Ecco lì, non è qua. A 1200, oltre ad avere effettivamente nuove emote, mi obbligo ad iscrivermi in palestra. No, salta qua. No, no, ti vede. Ma chi? C'è il tipo. Ah, il pupazzino. Riesci a saltare da qua sopra tu? Certo. Chiamavo mi obbligo. Abbassa lì. Ok, sei a un 2 metri di altezza, vai. C'è un po' di mazzata. Mando no, sei mosso, sei mosso. Ma visto? Ma visto? Dove sta? Ma visto? Mi sento qui. Ma come ti senti qui? Francesco! Ma dove sei? Sto qua. Oh, che paura. Ma ti sta... Ma che dici? Sei pazzo? Ma stava venendo verso di me? Ma che dici? È perché è sparito, mo. Ma era là, te lo assicuro. Ho le prove live. Anche? Ok. Dove stiamo? C'è scritto America come Metallica, bravi. Tutto conto. Francesco, sta sbuendo! Ma picchialo! Non c'ho le armi, ma leggermente. Ottimo! Sono esausto. Okay. Ma c'è un lupo! Fra, prendilo, dobbiamo portare sopra. No, non c'è. Andare? No, ci vado proprio, che lunedì mi iscrivo, è buona. E non so come fare, perché non posso prenderlo, per me ne occupate. E che cosa hai in mano? I fiammiferi. Non so come si butta le cose. Ah, ok, con G, vaffanculo. Vai. C'è un lupo, hai visto il lupo? Ma che cazzo è vero? C'è anche una chiave. Vabbè, le chiavi le prendo io. Ok, prendi la chiave. Cosa aprirà? Ah, il cinema, perfetto. No, andiamo a bruciare prima questo. Che dici? Sì, andiamo. La chitarra. Come pigliare come arma? Non si può. Ma okay. No, ma quanti chiavi? Ne ho trovato un altro. Secret back garden. Troppe ma cose. Le chiavi tanto aprono questo. Oh, eccolo, guarda come scappa. Lino, corri, tu c'è l'arma. Era qua a destra. No, eccolo, vedete, sei in bagno. Cacone, vieni qua. Cioè, tu vedi un po'. Ok, sono esausto. Vedi un po' se devo uccidere gli orsetti gommosi. Quello che si deve mangiare Rino sono così. Piccantissimo. È scomparso. Ragazzi, è scomparso. Però adesso c'è un maiale qui dentro. Come c'è un maiale? Eccolo qua, tornato giù, l'ho visto. È tornato sotto, è scappato con le sue gambine. Allora, aspetta un secondo, iniziamo a fare una cosa alla volta, perché sennò usciamo pazzi. Allora, bruciamo il Cristo. Sì, mi sa che devo andare a prendere giù i fiammiferi. Ok. Ma essendo una signora... Oh no, la signora, oddio. Signora, madonna, signora, questo a noi mi fa male. Ma buffami mazzare. Ma nessuno sono mi picchia. Che fama questa signora, non si sente. Perché cammina così, poi, signora? Cioè, lo fa solo per un motivo, glielo dico, Ma veramente? Aspetta un po', ma forse non si sente bene, ha problemi di cacca. Cosa? Ma non capisco. Io ho paura. Ma c'era una difficoltà, c'era quando... Sveglia. Sì, ho messo media. Questo qua ti sveglierà sì, probabilmente... Certa, Francia, tu metti il bambolotto lì dentro, io sto con la signora. Ma perché i bambolotti scappano?
Non credo. Non credo che sia un presagio. Stai attento agli orsetti gommosi. Fra, ho comprato su Amazon degli orsetti gommosi piccanti, terribili. Sì. Secondo te morirò mangiandoli? No. No? Dai, sono... Non so se lo zucchero aiuta o no. Dove sei? Sto cercando i fiammiferi. Cazzo era il coso per bruciare gli stro... Ah, qui. Che brutta sciattica. Ma veramente. Allora, tu c'hai i fiammiferi? Ma l'hai posizionato il coso? Sì, perché io c'ho la benzina. Ah, no, io c'ho la benzina. Ma nei già mi sentono i fiammiferi. Bruttissima sciatica. Non... Easy. Oh, ne tenevo 8.000, non ne trovo più manco uno. Cagherai fuoco dopo gli orsetti. Vabbè, ben ci arriveremo. Ok. Oddio, ce ne sta un altro. Tu, accoppali. Prima prendiamo i fiammiferi, dai. E non li trovo da nessuna parte. Ma chi sta ancora sta Chess? Ancora l'altra. Signora? Signora? Zero. Tutto bene? Ma sei un po'... Fuori guardare Dead. Io credo non possa morire la signora. No, neanche secondo me. Forse servirà a combatterla dopo. Probabilmente in mente sì. Appiccio questo, che devo dire. Cioè, gli... Vabbè, l'hai trovato un fiammifero? No, hai messo la benzina. Ah, già ce l'hai messa. No, già l'ho messa. Allora sai cosa? La lascio qua, così la prossima volta ce l'abbiamo. Vabbè, tanto abbiamo un sacco di chiavi, dai. Andiamo all'esplorazione. Vai. Ecco. Allora... Di no, allora sì, li ho lasciati andare perché tanto non abbiamo gli oggetti utili per ora, capì? Eh sì. Scendiamo un secondo. No, ti stavo a dire che ho fatto guardare Dead, un po' mi da voglia del gioco. Però magari, ecco qua, eccolo, ecco. Però no, più aspetta, che altro... non prendiamo gli orsetti, prendiamo i fiammiferi prima. Ok, non c'è più che altro, se qualcosa volevo provare... Ah, eccoli! Ah, fanculo, l'ho trovato, sì, tutta la stick. Buona. C'è il fuoco amico? Purtroppo no. Ah, ma che effettivamente, ma io posso droppare la roba? Ora che ci penso. G, sì. Cioè io salgo su e droppo la roba. Ah, ciao Isacco, buonasera, come ecco stai? Figlia. Oddio, ho droppato pure il Sandokan. Okay. Ma ti dà la chiave, mi sa. Oh, oh mamma mia. Ma che paura. Era troppo forte, mi sa. Ciao Casey. A dopo. Oddio, si sta... Ciao Trudy, tutto bene, tu Francesco! Come stai? Dimmi! Sono morto! Già, sei morto! Ma ce l'hai dietro, ce l'hai! Sono a pecora! Francesco, no, mi sono insegue! Francesco! Mi insegue, ma non mi devo far vedere! Attaccala, avevo finito la stamina! Non c'ho la spaggio, niente io! Tu scappa lontano! Okay, ma vieni tu verso di me, non io! Se n'è andato. Vieni qua! Ma è un gioco porno? Decisamente. Aspetta un secondo. Un ragazzone, mi ammazziamo, siamo a meno 6 della cifra tonda, io ve lo dico. Belle cifre tonde. E tu lo sai, no? Che... Ma serve in tutti i canali, quando è tondo lo streamer la cifra deve essere tonda. Dice proprio... Certo. Certo. È il motto. Tondo tondo. Ok. Che quindi a 2 già incomincia a menare la gente. A 2. Ne so 10. Mi sa che piangeremo un pochettino. Ma piangeremo perché io ho un cesso senza munizioni, ecco perché. No, a parte che questo, il problema è anche il fatto che io non ho stamina. Cioè il recupero della stamina qui è osceno. Ma io quando corro c'ho una stamina enorme. No, a me sembra la bronchite. Pure quando corri? Sì. Fra, prenditi il medikit in caso, se non ce l'hai più. Non ce l'ho, ma sono... Ma questi, giusto per dirvi, perché magari non lo sapete, sapete gli sviluppatori chi sono? Sono gli sviluppatori di Spider Queen Cove. Cioè, la qualità. Servita su un piatto uso. Un piatto. Proprio un piatto. Vuoi fa bere un po' d'aranciata qua, se serve? No, guarda, sto bene. Ok, quindi ecco. Devi uccidere l'altro orsacchiotto. Aspetta. Ciao, Jack! Ho preso un po' di benza.
i famosi. Beh, ieri l'abbiamo giocato, un gioco terribile. Ma veramente uno di quei giochi. Quindi mi sono un loro bundle, l'hai preso, è uscito questo qua. Sì, sì. Ottimo. C'è anche un altro, se vuoi giocare. Guarda. Sempre loro. La prossima volta, magari. Piuttosto, no, guarda, ho detto, adesso c'ho CS scaricato, se vuoi fammi il faccia di quello, lo fa. No, no, CS mo non si può fare, è illegale. CS sono nelle maratone. Ma sti can, secondo te li dobbiamo liberare? Non c'è manco lo spazio per una chiave. Vabbè, io vado a portare altro fuoco sopra, allora. CSGO, però, un'ora con Karim almeno me la dovete concedere. Se ci stai pure tu, fra. Solo è dalle 20 alle 21. The movies? Oh, sta iniziando il film. Ce ma è incredibile, mi siedo. Ma è incredibile. Oh, la fregna. Ciao, Wolf. Come hai fatto a sederti? In 20 secondi. Ma davvero parte? Oh, chi non sarà seduto sarà espelso. Cioè, espulso. È certo. Ok, parte tra 20 secondi, parte. Eh sì, il giù 2 giochiamo. Ciao Jet, buonasera. Uè. Ma che video è? Ma è un... Io ho paura, sia un porno. È un porno, no. Pareva quei video vecchi che giravano dove c'era la macchina che camminava, a un certo punto c'era, appareva lo jumpscare, te lo ricordi? Bravo. Ho detto, mo parte quello, la macchina che sta lontana, arriva il jumpscare tra mezzo. Credo sia proprio quello, effettivamente. Cos'è? Quella tipa di prima. Le mie orecchie. Non ho capito. È proprio quello. Ok, è uscito da... Che chiave? Manda tutto sotto. No, che cagato. No, tu cagato. Cangè, fatta pupù. I fiammiferi. Buono, pigliali. Comunque ho pensato, al posto di uscire di notte, chat, andiamo a vederci il tramonto. L'alba, voglio dire. L'alba. Il tramonto di giorno. Sì, ci andiamo a vedere una bellissima alba. La favolazione alla bar. Al fiume. Bellissimo. C'è da roba qua, eh? Di no. Ci vuole una bella sigaretta all'alba. Ah, oh, già sto là. Ma fessa la mamma. Picchialo, picchialo. Ma sei un guaiato proprio qui. C'è l'alba a Marcon. Spero di sì. Minchia, l'alba. La loro versione dell'alba, cioè. Non l'ho, l'ultima volta che ho visto l'alba, oddio, non lo so, penso... Butta la anni. Benzina. Cioè, brava, hai ragione. Abbiamo un sacco fra. Il problema è che Mo diventa più cattiva la cessa, eh? Sì. E vi farò una confessione romantica all'alba. Ma è scomparsa la benzina? Tutta quando è scomparsa, sì? Che chiave, ragazzi. L'hai presa lei, te l'hai presa. Ok. Probabilmente l'ultima volta che ho fatto after. Oddio, quando è che ho fatto after l'ultima volta? Che si l'ultima 24 ore. Già. Allora, no. L'abbiamo visto quando abbiamo preso l'aereo. Può essere, però non l'abbiamo vista l'alba. Quindi... No, l'abbiamo vista, erano le 4 mattina, quindi mi sa di no. Okay. Abbiamo anticipato. Romantico a petto nudo, mi spoglio. Sì, è la terza 24 ore, è la prima in questa casa. Poi la prossima. C'è la tipa sarà... che sta attivando. Ah. Però stai dicendo. Ah, ok. Ti triggerà soltanto quando metti il coso, poi ti calma, eh. Ah. Non correre se ti serve la stamina. Bello, questo è un ottimo consiglio. Ma tu hai preso la cosa, eh? Io ho messo già la benzina, servono solo i fiammiferi. Ah, l'hai messa la benzina, ok. Allora posso. Cessa. Ma che palla che non mi ricarica. No, mezzo sangue. Buonasera. Benvenuto. Non mi ricarica l'arma. Lei mi ignora, sì, sì. Vieni che mo, c'ho, mo mi picchia sicuro. No, Frangi, non deve picchiare. Ciao, posti. Non posso rispondere, quello è il problema. Ok, vedo fuoco. Posso salire qua sopra che non ci arrivo, no? Dino, posso... se non ci fai vedere la fessa è meglio, come? Guarda, se volete gli faccio uno screen. Impossibile, Birko. Ma che sono sti suoni?
Così adesso capisci perché sta così piegata. Com'è possibile, eccola, che eccola. Recupero in modo diverso. Oh mamma santa, scappa Frangone. Ma no, tu la devi picchiare, quindi non correvi per non sprecare stanna. No, ma che picchio. Ma sei l'unico armato, sei dei due. Francesco, sono un armadio. Ok, se n'è andato, a posto. A posto. Li sono. Easy. Vado in giro con il mio fucile scarico, giusto per fare impressione. Cretini. Ok, sta qua. Belli siete. Comunque, ve lo dico, è ancora pieno di effetti che non avete visto. Tipo quello del telegiornale, c'è un effetto dove c'è quello del telegiornale, dice stanno cercando un sospetto per omicidio e letteralmente c'è tutto il telegiornale e io dentro al... Vabbè, vedrete un giorno, è bellissimo. Ma parli del gioco, parli. No, in pratica ho installato un'estensione. Vabbè, io mangio della carne, ho fame. Bra, delle polpette. Un'estensione dove con i beat possono mettere grafiche, suoni, ma roba assurda. Si chiama... come si chiama? Chat? Non mi ricordo. Tengu? E Tengu? Qualcosa. Ah, ma avrà dato una chiave la signora. Boh, qua non c'è niente. No. Ok, allora continuiamo l'esplorazione. Ciao, Barba. Cerco un po'... Provo a aprire le porte come al solito. Però bellissima la roba delle meatball, eh. Tangia, esatto, si chiama Tangia. Guarda, ce l'hai sotto, no? Sì, le sì. Informazioni magari. No, quella è... Non mi interessa più che altro il gioco che devi fare dopo. Ah, quello che sì, devi quello... chiedere accesso, eh. Sì, sì. Sembra fico. Me lo auguro, eh. Buona, ok, riandiamo al cinema. Provato, vediamo se c'è altri altro. Fiammiferi, mi riprendo subito. Bene. Quindi mo se... Oddio, non è che abbiamo sbloccato tutto? Eh no, sopra Secret, ancora è chiuso. No, Secret Back Garden. No, Secret Back Garden non l'abbiamo sbloccato, chat, dobbiamo andarlo a trovare. Eh no. Dai. Ma fuori non c'è niente, eh? Secondo me sì, Back Garden. No, appunto. Con Back Garden. Allora, andiamo, chattona. Allora, andiamo di qui. Ciao, diabetic. Risaliamo che dobbiamo Vai. Oh, che paura. Se fossi tu, pensavo. Allora, aha, need gym key. Ci serve ancora la chiave della palestra. Non Ma è no, che la ce l'hai tu, Fra. Abbiamo. Vieni qua un secondo. Ma tu dove cacchio sei? Sei uscito fuori? No, io sto nella palestra. Arab support. Ah, qua c'è una porta. Cazzo, però il fatto che le chiavi non sono condivise è brutto. La gioca da The Theater. No. Però lo conosco. Ma no, c'è sì. Un cinghiale, cioè. Ma perché che tengono tutti gli animali bloccati questi? Ma è cattivo. Ma ci sei mai andato nella palestra vera? Sì, sì. Ma qua stiamo. Prima facevo palestra, poi ho mollato. Pure io l'ho fatto per un po'. E a 1200 mi obbligo ad iscrivermi. Vi devo mandare la ricevuta. No, no, in VR, per davvero, credini. Però le iscrizioni di 6 mesi fa. No, tutto l'anno. Tutto l'anno, addirittura. Sì, sì. No, ci devo andare, lo sto dicendo da quando sono arrivato. Sei un ex... No, mai extra. Ma te... Ok. Allora, se la vuoi raggiungere a piedi, ottimo. No, a piedi no, devo prendere la macchina. Però vabbè, è una cosa che si fa anche perché mi obbligherebbe a svegliarmi. È premuto. Sì, sì, mi obbligherebbe davvero a svegliarmi presto. Ma 1200 trom? No, cioè, tanto poi ci sta 24 ore, Barba. Si fa. Sì, considerate che. Diciamo, entrambe le chat sono ancora i giftini e le sabine scontate. Fino al 30. Fino al 1 ottobre alle 9 del mattino. Proprio giusto. No, ma si è misurato buono. È certo. Ragazzi, mi sono perso. Ebola, ti salve. Che è successo e che cosa ha preso male? Sento un signore, ma non capisco dov'è. È l'ultimo giorno. Ma che cazzo? Ma sta qua, c'è uno che mena qua. Dove? Sopra, tu sei giù?
arrivo. Sì, ma sì. Te lo porto, ma sto scemo. Ma qua. Come lo porti? Francesco, ma vieni ad él. Ma vieni. Eccolo, arriva. Francesco, non ho stamina. Ma che... Ma si è fermata, vabbè, signora, anche lei non c'ha stamina. Oh, ma veramente? L'ho missata. Sì, ma che sta scemo? Sto guardando. Mamma mia, ma picchia. E ho finito tutto. Ma non corre, ma che muove lei, quindi non c'è bisogno di correre. Angeli, mi sta guardando. Sta fuori ammazzato. Non ho stamina. Ma non riesce a fare manco due colpi. No. Devo recuperare la stamina, purtroppo. Frangè, ma tu proprio non riesci a sparare, mannaggia la miseria. Con una spuntata la posso sparare. Grazie mille per i 5 giftoni. Grazie, sì. Ma il sappecora, stucess. Il Perry ha ragione. Ma avevo pensavo di essere una cosa seria, bro, ti maneggio a te. Ti vengo a aiutare. Francesco, sto soffrendo. Tu barra, ecco lì. Beh, non mi sembra che stai proprio soffrendo, però. Beh, effettivamente. No, a 1.001 ci facciamo anche la live. No, a 1.002.01. Ma che sei lì? Aspetta, fammi prendere sta roba. Ok. Dov'è questo signore? Eccolo qua, eccolo. No! Ah, fanculo. Cessa. Ok. Allora, Francè, un secondo. Abbiamo sparita. Delle porte che non abbiamo aperto. Credo che qualcuno... Chiave ce l'hai tu, forse. No. Perché sì, sopra c'erano delle porte che non si aprivano. Ma lei mi dice che c'ho i colpi. Eh sì? 9 millimetri. Ma mi dice 0. Ma quasi cazzo riga. Riga. Con quale tasto? No, si butta. Quacca? prova un po' tutti i tasti. Prova a spararmi, non lo so, Fra. Ci ho provato già. Ma proprio pare strano che effettivamente non hai... Cioè, non ci sono altri colpi. Ma con... Scusa, ma con V... Hai aperto di nuovo la tasto. Tasto... Ma è lo stesso tasto perché che ho per colpire. Guarda. Bella merda. Oddio. Chiave. Vabbè, e a Munchie. Allora, andiamo sopra e vediamo che cosa non abbiamo aperto. Però per ora sta leggermente funzionando, eh. Sì, poi con Tab ti dice tutto quello che abbiamo preso, eh. Ah. Cioè, per ora potrebbe essere anche quasi il migliore, in realtà. Ma mia, rispetto agli ultimi anni luce avanti. Cioè, quindi anche solo l'opportunità di picchiare, eh. Hai aperto la chat, Ciao, Garan. Scusami. Anche solo l'opportunità di picchiare. Sì. Ok, abbiamo una chiave, ci manca, non sappiamo qual è. Questa l'hai provata? Sei chiusa. Ok. Il fatto che quella porta lì della... ragazzi, che cosa è che non abbiamo trovato? Ci siamo persi, chat. Non riusciamo ad andare avanti. Ho perso qualcos'altro. A che Stardal siamo abituati? Alla merda. Ciao, Sardal. Mamma mia, di cosa è fatto di soldi, Garan? È la spada per i ricchi, questa. Vorrà picchiare la diva, magari fa qualcosa. Non penso, fra. Semplicemente non abbiamo... Ciao, Simo. Vuoi sparita? C'è qualcosa che non abbiamo visto. Ah, Fra, ma ci sto piano di cop. Maronna c'è mia. Il piano di sopra? Oh, maronna mia, veramente. Oddio, sono. Ma come il piano di sopra? Cioè, abbiamo sbloccato un nuovo gioco, praticamente, ora. Ah, no, è dietro. Oh, guarda, c'è un nemico. Ma che non vedi mai? Ho trovato la droga. Ma che si è capito la fece? C'è dietro. Ma che cazzo è appena successo? Dov'è? Non lo so, l'hai parato benissimo. Mamma mia, guardate. Meglio di Resolve. Ma che cos'è sta musica? Ciazzi, sta di voi? Possono mettere anche la musica? Sì. Ma come? Sì, possono mettere anche la musica tipo... Vabbè, mini musica, ecco. Cretini. Ho trovato la chiave dello studio. Ok, ah, qua si sale, eh. Anche da fuori. Ancora, ok. E saremo da qua. Che bella, sta qua. Mamma, un sogno. Solo che deve essere terribile da pulire. Io già mi sono rotti i coglioni di pulire la mia ed è minuscola. Senza pulire una casa del genere. Ma come fai? Ok, vedo la stanza di Children Room. Quante chiavi? Oddio. Bedroom, third floor. Ok. No, qua dovrebbe esserci la stanza dei ragazzi. Ok, aperto una porta, fra.
Ma pure io. Ah, c'è un Kid morto. Vai, finalmente, direi. Ok, allora mamagna sta... Mi mangio un po' di polpette, frangè. Ma io lo prendo. Ciao, Iole. Ok, c'è un'altra stanza qui aperta, se poi vuoi. I colpi. Che paura. Ma sono colpi questi? Sì, fra, prenditi e spara, Bert, ti prego. Vuoi vedere che questi sono colpi per l'arma giusta? C'è spazio tu? Maronna, sì. Scusa. Ce l'hai spazio? Le chiavi. Aspetta, mangio il pulpetto e poi ce l'ho. Sì, vedi di cosa. Vai. Ramo su purpodillo. Frangia deittata. Ah. Ok. Sì, prima si era buggato che ho preso prima... Ho provato aperto un'altra porta, vieni qua. Ci stanno tu chi da morto. Ma mi tengo comunque la roba... Allora, ecco, lo metto giù, lo metto il corpo. Oh, con lo schifo. Scusa, Francesco, non lo dico più. Che c'è che la stronza, cioè, solo sta canzone ha fatto migliaia di visite. 30 TikTok uguale. Come cazzo fate a guardare tutti quanti? Così funziona, ragazzi. Tipo... Salve, Mar. C'è gente che critica anche molto pesantemente le live NPC, anche a me non piacciono, però c'è un grande problema. Se ne apro una per sbaglio, non esco più da lì dentro. Cioè, quando iniziano a fare ta 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 ta, io mi incanto e è finita. Cioè, non riesco ad uscire. Sì, qual è il processo mentale che... Non lo so. Cioè, però quando fanno quei suoni sempre tutti uguali, ta 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 ta, è finita. Cioè, il mio cervello fa... Ah, e si squaglia tutto, che si scioglie, e lì le guardo. Passano un bel odore e dico, ah, ma sono ancora qua. Non noi andiamo a picciare le cose giù, però. Eh sì. Oddio! Ne ho trovato uno speciale, penso. Eh no, sta cessa me la voglio portare. Guarda qua, è rosa. Ma da fuoco pure a questo. Ma piglia la benzina, gli serve quello. Che consiste il gioco? Dobbiamo bruciare io 10 che monete. Perché no. Non ne ho la più pallida idea. Fra altri colpi, cartucce per fucile. Buono, finalmente. A proposito di Level NPC, è uscito anche un nuovo Trick & Track. Andate a vederlo. Please, per favore, devo arrivare. Un sacco di gente, Lino. Ma lo vedo io. Non è vero, Francesco, ho finito la stamina, non me lo vedo più io. Nome Mazzi. Gio... Assa famaron, Francesco. Farò il ciù, però, se faccio così. La fai? No. Questi sono i miei colpi. Love in the dark. Sì, avanti, sì, però che mi fa, dai. Tiriamoci tu a morare a vicenda, Marco. Piuttosto che buttarci giù, ci tiriamo tu. Andiamo a cercarla. E appicciamo un babuscillo qua. Proprio V. No, ma la bambola già è messa, devo soltanto mettere la benzina là. Ci abbiamo tre bambole da appicciare, io no. Tre bambole? E ma non c'è mica i fiammiferi. Mi sa che l'ho perso, aspetta. Ma scusa. Happy. Lino? Happy. Allora, avevo lanciato una scatola. Lino? No. Dimmi, fra. Premi la V. Ah, scusami. Andiamo a bruciare il signore. Vai. No, non penso, non penso. Ma che premi V poi? Scusa, come l'attivi la chat? No, benzina, anche con quindi il mouse si attiva. Oh, sì, sì. Ah, no, no, non ho la benzina, non ho i fiammiferi. Mannaggia, da biva. Sta giù? Ah, Frangè, mi sta rincorrendo la Maron dell'Ark. La diva rossa? No, il burattino. Sta un po' di benzina. Vai, picchia, picchia, brucia. Oddio. Che cos'è sto po'? Ma prima era piena, se me abbiamo sprecato tutta quella che abbiamo portato sopra, sai? Ninja, lo sai che potrebbe essere, secondo me, si è svampito e non l'abbiamo più. No, come? Strano. Probabilmente perché si giochi fanno spari gli item? Bella domanda. Perché qua non ci sta proprio benzina. Salve, sole, tutto bene, tutto bene, tu come stai? Un secondo, chat. Oddio, sto bello rincoglionito da ieri, però dai, siamo in coppia, che siamo avanti. Ma sono proprio sbagliati loro come giochi. Allora, devo...
Non hai trovato nulla di benzina, vero? No. Questo è un problema. Oh no, io ho raccolto la bambola. Ho premuto G e si è alzata, se n'è andata. Come? Come se n'è andata? Se n'è andata, ha preso vita. Che sta succedendo? Non voleva proprio giocare con te. Ma no, ma tremendo. Quanti mi magna delle mulpette, mi magna. Vabbè dai, andiamo a cercarne altri, magari ne troviamo comunque. Intendo di pompe, cioè di scatole di gas. Per forza. Tu stai qua. Sì, perché Bob ha regalato 10 samba. Che suoni lugubri. Mangio. Mangio, grazie, mangio. Amici. C'era nient'altro. Sento nella musica. Balla. No, Fraserman. Però non ho la chiave per entrarci, mi sa. Vengo che forse... No, però voglio entrarci assolutamente. Ok, ho un coniglio. È manutile, ci serve... E ho trovato la benza, Safamaro nell'arc. Ho trovato un coso di benzina, andiamo ma giù. Ma il coniglio apre le porte, bravo. Andiamo ad attivare la benzina. Ok, c'è l'altra... Sì. Ciao Evenar, buonasera. Ciao Josie. Ma mi stai sfutto questo gioco. Perché? Perché volevo prendere l'altra benza. No. Ma ne ero lì vicino, no? Non ci stanno più, fra. Ma... mi sto incazzando, Che sta succedendo? Ma io spero... No, mi sa che li abbiamo persi... Cioè, non vorrei fosse per sempre. Allora, mi va bene perdere, ma basta che li si respawnano da che parte. Eh beh, certo. Minimo. Le spero, ma se con... no. Questo è il fatto che voglio evitare che magari uno li ammazza tutte e 10. Li appoggia lì e in un secondo finisce il gioco. Allora, festa da sordare. Mettimi una roba. Eccoli qua. Io non c'ho spazio. Ok. Dove? Su scrivania. Ok. Mi auguro siano quelli giusti, se siano davvero... Cioè, che sono tornati indietro. Oddio, c'è già morto! Ma è struppiato. Ok. Andiamo. Gli do fuoco. Fra, vai. Però io non ho energia cinetica. Ma io c'ho colpi. Aspetta. Fammi recuperare la stamina, se no non riesco a correre. Un po' di... Domani la 20... No, non è vero, sabato la 24 ore, quindi questa è l'ultima live della settimana, domani mi prendo un po' di riposo e mi organizzo. La 24, sì. Sì, la 24, lasciamo tranquilli. Ok. Piripiripiu. Poi ci rivedremo martedì, cioè il sabato e poi a domani che è martedì. Lo controllo un secondo, una cosa... Attenzione! Attivate. No, sabato. Yes. Ho paura. Ok, c'era l'altra bambola vicino, no? Che hai ucciso tu. Oddio, non lo so. No, verso sopra. Di qua, mi sa. Sto andando a cercare un pochettino gli oggetti, quelli un po' più piccoli. Perché io c'ho già la benda, no? Salina te lì, non stai venendo. Ok, sì, Sardone. Mi raccomando, siateci perché mi serve compagnia, specialmente la... Vi aspetto numerosi. Sì, sono voluti 4 colpi. Ci sono voluti. No, adesso bene, staremo sopra, va? Sì, ma non lo uso più il medikit. Cioè, okay, ne ho trovato uno. Ok. Io ho già la benza. Sì, è la terza volta questa, Barba, che lo facciamo. Quindi no, io ho fatto ieri 14 e stavo già morendo. Vabbè, ma ci credo. Infatti mi prendo il giorno di preparazione proprio psicologica più che ha. Ok, ne ho trovato uno. Eccolo, sta andando fuori. C'è sta vita di essa venire. Oh no, come? Perché viene da me? Sì, gli zombie sono un po' ammiccanti. Oppure i personaggi sono ammiccanti, un po' tutti. Ma guarda, in realtà 24 ore si fa, il problema sai che cos'è? È che magari cioè non parli con nessuno realmente, non vedi esseri umani, quindi... Già magari il fatto che ci sta Ale viene molto più facile che magari gli rompo i coglioni a una certa. Dove cazzo? Oh no, c'è il signore, mi sa. Vai. Qua. Ecco uno. Qua. Mettici la benzina.
Su di così va bene, o serve tutta? No, penso tutta. Il coniglietto è cattivo, il coniglietto. Oddio, ce l'ho il gioco drogato per la notte nella 24. È il gioco dei castori. Oh mamma mia, sono due. Ma picchia questa. I colpi li aspetta. I colpi me li tengo per cosa. Ok. Sì, sì, conserviamo. Tanto sono merda questo. Un altro! Ma ci servono i fiammiferi. Vabbè, inizio a bucarlo. Ma io non li cerco. Mamma mia, l'acqua fuori. Grande regular game, fresco. Peccato che non c'è. Damn Revenge Simulator. No, non ricordo come si chiama. Quello lì di God is Coming. Perché è uscito su Steam con nuovi contenuti, a quanto pare. Però effettivamente Regular Game magari l'hanno upgradato. Devo controllare. Così esce. Sono fiammiferi, quindi appiccio. Oh, buono, buono. Aspetta che ci sta un signore. Io me ne vado via. Arrivo. Ok, anche perché ora bisogna sta... Scoiattoli, sì. Eccomi. Ok, siamo pronti perché mo torna la tipa. Torna il CSO. Vadi. Ma si è più a fuoco già. È tipo. Via Francesco! Aspetta, metto la tua cagazziello qua dentro. Metto dietro. Arrarra! Aiuto, mi sta facendo male, mi ha distrutto il Kurls. Mi ha fatto dei gesti del dolore. Ma ha ucciso. No, Francesco. No. Non perché? Dirmelo. Non è vero. Francesco, curiamoci. Ma io so che tu. Io mi sono curato, Dio. Vai, curati la body blocco. Ma mi sono curato, mi ero alzato. No, non pa. Mi pare di no. Ma Francesco, mi ero alzato. Oh mamma mia, ma che impazzato tu! Io, tu! Io sono a pego. No, a gambe aperte su quel coso. Ah, non io ero a gambe aperte là. No, fra. Ma quindi questa. Ma questi facevano le cose sessuanti, quindi. Eh beh, penso di sì, e fra tocca rifarlo. Vai, ce la possiamo fare. Vai, questa volta sono un uomo sessuante. Vai, entrambi signori sessuali. Metto facile o va bene come stavamo? Io prima ero. Ma lo metto anche facile, su me. Allora devo rifare. Vai tranquillo, tanto. Metti il tamarro. Ma io c'ho il tipo con la giacca e cravatta. Con la cravatta mi piace. Maledetti. Dove sei? Ciao, sono qui. Maledetto. No, vabbè, close. Password Mario. Simple a posto 2. C'è da dire anche che 20 colpi erano quelli iniziali, mi sa che erano spariti. Dai, così lo facciamo un secondo. Facciamo stare. Grazie per il follow, Nappo. Pronti? Vai. Brassi, si infidi, si indugi. Quindi, ragazzi, vi ripeto, domani niente live. Ci vediamo direttamente sabato. Ok? C'era direttamente sabato, così io sono bello fresco e pimpante. Premi V. Ah. Ok. Per la 24 ti serve. Ma non Switch sì, a me. No, ma più che altro proprio perché ci sta, mi prendo un giorno di proprio di estremo relax. Così facciamo la 24 belli carichi. Che a me quelli interessano. Ma niente, non c'è bisogno proprio di dei giorni. Dai, prenditi un signore. Guarda che bello che so. No, prendi una signorina. Ma tu vuoi me? Chiama la signorina. Così io così guardo qualcosa. Guarda a me, guardate, posso. Eh sì. E che faccio se no? Vai. Lino. Sì, Teiko. Cosa vuoi? Amici, ne mancano 70 ai 1000. 70. Andate a chiamare gli zii. E vi ricordo che con i premi è gratis. Allora, fra, veloci questa volta. Grazie di tutti gli sconti del settembre. Eh sì. Finalmente diventa interessante questa live. Fai vedere che cosa vedevo. Ma niente, dai. Vedi, se metti di profilo. Vabbè, 80, 70.
Voilà. 80 è vero. Ma vedi, ho 3 oggetti, mo. Faccio un cazzo che c'è ottimo come cosa. Ah, ma scusami, quindi è questa la difficoltà? Beh, è tutta una da storia. È tutta una da storia. Pestino. No, salta il video, ready, di nuovo. Non si può. Non si può neanche. Allora, ma chi non l'ha visto, che è arrivato dopo, si è perso il video. Eccola, quindi... Ah, loro l'hanno resa così, prima era soltanto sessuante. Tutto bene? Ma quindi quella è la nostra ragazza. Ma perché la nostra ragazza? No, no, la trama è questa. Ma è diventata già così, che è un secondo. No, è andata, la ragazza nostra è andata alla festa e noi... per proteggerla siamo andati lì di nascosto. Ah, per vedere che succede. Se fa la simpatica con qualcuno. Esatto. E beh, da come è vestita probabilmente l'ha fatta. Allora, speedrun. Questa volta prendo io il fucile. Vai. Tu mi dà spada. Ok. Ah, lui stava la spada però. La spada sta qua. La spada sta qua. Contento. No, Ste, non lo sa. Ma io sto carico di stamina. Karim ha vissuto per 7 anni in una caverna nel Quebec ed è appena uscito da questa caverna. Grazie, membro del foro, sei gente. Gli ha dato questa benvenuto, notizia. Benvenuto. Che è successo? Adesso finalmente sa che su Prime Video c'è Creator. Finalmente ti ringraziamo per averglielo detto. Perché ci voleva comunque ricevere questa notizia. Ho aperto la porta. Yeah. Di qualche mese fa anche. Com'era il Quebec? Beh, sicuramente. Allora, Fra, ma non c'è il pompa. Wow, Frangè, sono i colpi. E come faccio, mo? E che vado all'angulo e spara. Cioè... tutto sul posto. Ma come è possibile? Vabbè, uccidiamo il signore. Probabilmente perché come si dice? Talmente facile che a pugni può andare. Non credo. Vabbè, mi bevo una bibita perché già mi è scesa la Waller. Allora, Francesco, il punto è giù. Ok, la bambola è giù. Ah, e non posso aprire qua. Ma ora ho 3 posti nell'inventario. Sì, sì. Come si esce da qui dentro? Ok. Ma è fuori la bambola? Mi sa di sì, perché cammina. Eccola. Non c'ho... L'hai trovata? Ok, l'ho presa. Ma Francesca è un mago. Perché? L'hai preso. Ok. Non ti vedevo. La devi mettere qua, Ok, serve la solita benzina. E ci indica. Per fortuna che mo ci dice. E i fiammiferi stanno sul tavolo, se non sbaglio. Ok, abbiamo tutto. Vai. Back to the stove, press number 1, 2, 3 per switchare. Ok, vabbè, easy. Dai fuoco al signore. A posto. Allora, io secondo me è un bug che manca il fucile, però dici? Cazzo, c'erano i colpi. Non lo so. Ciao Sharon. Non lo so proprio. Allora, io ho preso la chiave. Non si capisce. Vabbè, lo scopriremo. Apriamo, cerchiamo di aprire tutto. Ma no, ma sono le stesse, quella è in fondo a destra. Giù giù. No, nel senso che ti fa un elenco di chiavi, ma ne sono troppe, mi sciamunisco a leggerle tutte. Ho preso la chiave del first floor. Ok. Questi gli altri fiammiferi. Ma aspetta, devo accendere la luce. Sono diventato anziano. Non riesco a stare al PC senza luce ora. Sono un vecchio. Vuole starci tanto tempo. Salve, Jack, come stai? Cioè, ragazzi, vi ricordo che siamo a meno 6 per la cifra tutta. Voglio supportare il canale, ma con solo 6 Sabine. È un'altra storia, mo. Che cos'è? Con sub scontate, gif scontati, possiamo arrivarci. Eccoci qua. Preso della droga. Bravo. Self cure. Quindi vedi, no, vedi, io ce l'avevo questa. Avevo questo oggetto che mi poteva curare da solo. Boh, chi lo sa perché siamo morti. Ok, c'è anche la benza. Era tutto il tipo. Cioè, prima ero abituato a stare al buio. Ma proprio niente. Ok, first floor. Questa qua? E gym, ok. Quindi ho aperto anche questo. Stiamo andando un po' più veloce, dai. No, i cammelli qui dentro devono restare qua. Cammelli, vabbè, gli animali. Sì. Qua non potete... Sei sopra? Ma
e penso che ste chiavi, alcune sono solo degli shortcut, niente più niente meno. Sì, infatti. Allora, ho preso anche altre chiavi. Ok. Ah, ricordiamoci una cosa, che questa è una porta. Cotechino, ma ciao! Bentornato. Ciao, ma grazie mille. Bentornè. Sentiamo. Grazie mille per la sabona, benvenuto ufficialmente nel club. Meno 5 la cifra tonda. Bacione. Un bacione, grazie mille di cuore. Posto. Benedico nel nome del signore Santana. Tutto bene. Le benedizioni. Certo, certo. Allora, scendiamo giù. Mi sento un rincoglionito. Cioè, mi sto rincoglionendo in questo momento. Ma perché giù avevo trovato la chiave? Forse era in bagno una chiave. Ok, ne ho trovato un'altra con un medikit e due chiavi. Fra. Ben due. Ok, qua c'è il tipo che va a fanculo. Tu prendi quello. Che paura, che hai fatto? Ho bruciato il tipo. Se lo prendi, lo bruciamo vivo. Ok, lo prendo io. C'è una chiave là. Ah, sta prendendo le chiavi qua. Grande. Mille. E ho preso anche Secret Garden Key, okay, che secondo me non abbiamo mai trovato. C'è anche la chiave, okay, di fronte a te, Quale? Qui, di del bancone. Ah, non l'hai preso, ok. Ok. Se lo portiamo sopra lo devastiamo. Sì, ma lo bruciamo. Bruciamo su chi da morto, però poi tieniti pronto a correre, eh. Ah, ho trovato la chiave del garage. Ah, ok. Vabbè, ci andiamo dopo, così almeno magari non... Anche con uno spazio in più se è buono, non voglio rischiare di prendere roba e perderla di nuovo. Che bello il 1000 di... Addio, di Nello. 1000. 1000. Non lo so imitare. E meno. Roba tua. A posto. Che bello che è. Beh, direi di toglierci da coglioni e di scendere al garage. Vediamo un po'. Non corro perché la stamina potrebbe servirmi. Bravo, bravo, Francesco. No, perché qua la tipa. Che paura. Alle 10, Cotechino alla 24 ore. Preso la benta. No, oh, sono morto lì. Come sei morto? È dalla tipa, aspetta. Vengo io da te. No, Francia, non venì. No, sono morto, sono a terra, sono qua a terra. No, sta qua la tipa. L'ho bloccata, però non... Francesco, bloccala. Non puoi colpirla. Ah, ottimo. Easy, a posto. Andiamo. Ti hai smesso di inseguire, a posto. Signore, che massa che avete. L'altra settimana dove la macchina del signore ho letteralmente detto grande mille invece che grazie. Ma Federico, tu lavori ancora alla team o sbaglio? Perché mi sa che ti sei perso la nuova lore con la team. Hai aperto le porte, eh? Allora, io dovrei avere le chiavi forse di questo? Assolutamente no. E di questo nemmeno. Il era garage, qua dentro. Il cazzo di garage ci serve. Ecco. Qua c'è il cinema. No, il cinema è dall'altra parte. A posto. Aha. Colpi per il tipo. Pistolino. E delle chiavi. Per... cinema! A posto, possiamo andare al cinema, fra. Ok, io ho ucciso il tipo. Bravissimo. Facciaccia tua. Voglio il film di merda. Però... vediamoci il film. Oddio, come si andava al cinema? Qua? Vai nel corridoio o poi dritto? Raggi. Muovo troppo. Dove stai tu? Piano piano ci richiuderanno i manegomio tra urlare la verza e grazie e grande mille. No, vabbè, la verza ormai non si urla più. Ciao matto! Ecco la verza. Qua è. Direi anche grazie a Dio. La verza! Io medico. Ok. Se fai mi fare finca a te. Ti prendo. Non posso. Io continuo prendere a dirlo quando la vedo. Ma lo so che ho causato dei gravi problemi alle persone. Purtroppo con me. Purtroppo. Soprattutto a quelli che giocavano con te. Eh beh, sì. Cioè, proprio gli si è corrotto il cervello. Bello il suo film comunque. Che risa, tantissime, assolutamente sì. C'è una chiave sul palco. Cioè, proprio non ho proprio le forze per rifare un vero Mario. Me le succhiava tutte. Pins. Yes.
Mi fanno molto ridere quelle chiavi tricolore. Mamma mia. Ok. Capiamole. Second floor balcony. Finalmente possiamo andare sopra. Ci serve la benzina così brucio un altro tipo. Ce l'ho tutto. Noi andiamo sopra. Vai. La canzone. Sei già pronto per Natale. Mamma, non vedo l'ora. Quindi i soldi che se ne vanno solo per gli addobbi. Mamma, come hai fatto tu ogni cosa? Dico solo che ho comprato una cosa di 50 euro che non è mai valsa la pena, ma sono felice e non vedo l'ora di farlo vedere a tutti. Era per Natale, intendi? No, per Halloween. Ah. Ho comprato una cosa incredibile. Ma veramente incredibile. Cioè, oddio. Un albero, no. Un albero di Halloween, ci sono qui. Mamma. Vedrete. Second floor, first floor, frangina, andiamo al secondo piano. Ok. Ma arriva la tipa che ci attacca, no? Di chi hai paura? Io non ho paura di niente. Ma questi versi che fa anch'io, però. Infatti. Ma c'è il problema che tu non c'hai quel cazzo di fucile, manneggia la miseria. Vabbè, ma i fucili fanno male alle persone, io non voglio. Ma le persone fanno male a te. Ciao Sanna! Non ti viene messo per stare tutti i momenti importanti della vita e te li farai addosso. Vai, accetto subito. Che male c'è a farci la bu addosso? Ciao Laura! C'è per caso della benza dopo. Che cosa c'ho? La benzina. No, non ce l'ho. Sto andando su esplorando. Ma c'è una siringa. Con questa ti sei animato. Bravo, esatto. C'è una io che non riesco a prendere, successo. Aspetta. Manco io. No, No, Frange. Ho presa. Ok, grazie a Gesù Cristo. No, ma chiedo alt F4, vedi un po' se è questa? No, dice... Ah, sì. Il benzio! Ma chi è? C'è un cazziello! Ok, se andiamo a posare questo possiamo raccogliere altro. Anzi, lo vado a posare direttamente. Francesco! Sono i tiri che picchiano? La pistola, finalmente, almeno c'è quella. Ma ti scemo! Dovevo provare. Ma no, ma adesso io sono un fico. Vuoi dire che i colpi erano di quella? Era della pistola e non del, del pompa. Può essere. E il pompa era solo un cazzo. C'è la benza, hai detto? No, io non gioco un cazzo. Vabbè, sei sotto al tuo matrimonio. Le persone si abitueranno a questo tuo problema. Si abitueranno a questo problema che sotto e ti vorranno bene comunque. No? Ma sì. Magari lo scoprono prima, no? E beh, non lo posso tenere un segreto. Purtroppo. Non ci sta niente qua. Ah, c'ho la benzina, fra. Ok, se la metti giù, diamo fuoco al tipo. Ah, poverino, però, perché sei così arrabbiato con lui? Ho trovato anche le chiavi del third side floor. Sto guardando un videocorso che spiega le fatture in cloud, 2 ore di noia. Oddio, santo. Mi fai sentire inadeguato, io non ho visto nessun corso per fare le fatture, l'ho fatta e basta. Chissà chissà chi. E uno della chat si trova dei soldi in più, non è il motivo adesso. Okay. Andiamo giù, Lino. Oddio, aspetta, ci sta un mamozio. Non sprecare i colpi. Ecco qua, l'ho ucciso. Mi fa stare un nuovo cartello, mamma mia che paura. Franci, basta pure fucile a pompone. Ah ecco, zio. Prendi pure quello, fai pompa fucile. Certo. Certo che prendo pure quello, che ti pensi? Vabbè, arriva a bruciare. Vai, che c'ho anche già l'altro da bruciare di nuovo. Non è che forse lo finiamo. Ma sei giù tu? No. Sta ancora su. Diciamo che ci sono stati dei problemi. Forse sto usando troppi proiettili. Ma sei sparacchessa che non ti fa niente? No, sto uccidendo i conigli. Ho trovato due fiamme. Ma nasce! Due ferite.
No, fiammiferi. Ma come si scende? No, ma dove cazzo stai? Vieni qua. Non riesco a scendere, qualcuno mi venga a prendere. Ma c'è 18.000 scale, c'è per scendere. Smettila di sparare. Ok, vai, lo brucio. Ma quindi mo sei giù, fatto stai, prendere la mano. Ce l'hai i fiammiferi? Sì. Vai, brucia. Ciao Dada, buonasera. Sta cesso, io me ne vado, arrivederci. Aspetta, io carico, appena carico l'altro. No, stai pieno di proiettili teoricamente. E che vuoi da me? È che spari. Ma lei? Vai, va, va, va. È 5. Aspetta, vado sopra! Non ti muovere, non ti toccare! Sono già alzato, tu. Ah. Dove sei? Non lo so! Sono a casa di Asdrubale! Ah, se n'è andato, no! Ma sta colpendo a me! Bendulneto! Attacca ancora? No, è triste ora! Meglio così! Successo! Tu come piangi? Servono benzino e fiammiferi. Fiammiferi li avevi trovati. Allora, fiammiferi ce l'ho. A posto, easy. Easy, già fatto. Ma lo tocca la benza. Avevi anche scritto un altro coso che magari. Eh no, se n'è andato. Che sono altri fiammiferi qua li prendi. Se n'è proprio andato, ha detto fanculo. Però ho trovato la benzina. Però devi venire tu perché non ho spazio. Aspetta che si sta resuscitando. Dove hai trovato? Sopra, terzo piano. Terzo piano. E ho trovato pure una chiave per Disneyland. What? Ho trovato una chiave per Disneyland. Non ci sto. A proposito di Disneyland, io per il compleanno mio e di Ale volevo andare a Gardaland. Però la prima settimana di novembre, Dio mio, volevo andarci due giorni in albergo, 700 euro, mi è passata una voglia. E ti organizzavo un po' prima. No, è più che altro è l'albergo dentro che costa. Perché proprio hanno gli alberghi a tema super fichi, sono bellissimi. Ok, c'ho la benza. Devo andare giù. Costa. Perfetto. Aspetta che ho aperto sta porta, magari c'è qualcosa. Prendi un albergo vicino. No, voglio andare lì, quindi magari aspetto un altro po' e lo prendo con più avviso. Cioè con più tempo. Io lo prendo... C'è qualche offerta, qualcosa. Sì, perché mi piacerebbe proprio andare e stare lì in albergo. Ma è morta. Soprattutto se devi fare due giorni. Sì. Ok, dici magari devo fare una settimana, ma la godo un po' di più. Allora, è proprio l'esperienza, è proprio, sto arrivando, è proprio l'esperienza di stare in albergo lì che vorrei provare. Beh, vorrei proprio tipo andare nelle stanze di Frozen. Ok, fammi attaccare a me. E mi sa che tu forse mi colpisci te spari, dai. Mi macchino sempre. Ma no, ma non la puoi attaccare, dobbiamo scappare. Poi le faccio un dobbiamo po' di danno. Dobbiamo scappare. Ma non credo che in realtà gli possiamo fare nulla a questa signora, sai? No, io col pumpa la stunnavo. Cioè, okay, se ne andava. Attendo, pochina! Grande cessa! Ecco, se ne va. Ok, mo mi devi vedere. Sarebbe incredibile. Cosa? Sarebbe andare a Disney cantando let it go nella stanza di Frozen. Però non ti... Ah, ecco. Chissà che però non si possono fare live. Boom. A Disney no. Lo so. Prendi i signori. Ciao Marius! Come stai? Let it go! Lo sai che la 12 ore è diventata una 24 ore? Lo comunico ogni tanto, lo ricordo a tutti. Fai bene. Quindi vi romperò i coglioni non per 12 ma per 24 ore domani, no live. Però poi dopo, mamma mia. Ok, ho messo
Va bene, okay. Sei semiferi? Sì, 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 sì. Tanto Fede dorme, ma lo salutiamo su Discord. Andiamo su Discord solo per rompere i coglioni, ma per vedere se è sveglio. Appena esce questa, metto l'altra. Ma secondo me io indebolisco col pendolo, quindi mi conviene farlo. Scappiamo, Fra, scappiamo. Scappiamo e basta? Sì. Via, via. Ma tu un po' sicuro? Dici che si stanca? Sì, sì. Se non si stanca, può farmi ammazzare. A me ci devo stare. Anche questo è bello. Prova a chiudere le porte. Guarda, è ancora qua. Mi ho cagato sotto, Francesco. Francesco mi ha fatto male. E perché vedi? E vedi che... Vai via! Vai, ce l'ha con me, ce l'ha con me, mannaggia! No, Francesco, ti picchia! No, ma... Sto ricaricando! Vai, vai! Funziona quando è così in animazione? No, sono morto. Curati, no. Ti preghi Dio. Non ce l'ho. Ah, ok. Mi sa che ci dà di nuovo fail. Che cazzo. Aspetta. Ma come sei in piedi? Ottimo. No, non ti attacca più, mi sa, mo' te lo va. Ok. No, ti attacca ancora. Aspetta che la provo a bloccare. Francesco, il problema è che ho bisogno di medikit per restarti. Tu scappa. Ah, mi suona. Torna di nuovo su se riesci, che la posso bloccare. Aspetta. Vai via. Ma perché non si ferma più? Blocca. Ma è basta. L'ho bloccata, vai. No, sta scendendo, sta scendendo. Vieni, bloccata ancora. Così, io so via. L'ho bloccata. Sta cesta. No, Fra. Okay. Però giù sono i medici che ci stanno. Se scende d'avviso, però per adesso è ferma. E fianco a me, se va a fare amichette. Il nostro pigiama party, non sei invitato tu. Ok, questa illuminata sta diventando invisibile, non so che vuol dire. Ho sti togli dai coglioni. Quindi probabilmente più sta più a lungo, capito, per strada. Ok. Ma poco. Che rottura dei coglioni. No, l'ho attaccato di nuovo! Tanto scappa! Ma si è fermata! Cazzo, sto pelo pelo sto! Sono davvero pelo pelo! Ogni tanto si emoziona e ci picchia! No, secondo me deve proprio... Dovevo bloccarla con le mazzate! Io? Beh, rifociliamoci un po'! Sì, comunque chat, romani riposino perché... È devo... bevanda rossissima! Ma da solo stamina! Portatela una bevanda tu! Ma che è successo? Io sono dei colpi qua per il pompa. Dov'è? Ah, bene. E la bevanda ti dà una stamina verde speciale. Ah, sì, sì, lo so. Ok, ho trovato una chiave, non so per cosa, però. Io pensavo teniamo delle chiavi per i piani inferiori, mi sa, eh. Anche perché voglio settarla per bene un secondino, così. Devo pensare più tardi. Avrò tanto da pensare. Ho trovato i fiammiferi, ho aperto una porta con un coniglio. Ma non gli sparare, che i colpi servono. Ormai sei vecchio. No, non è che so vecchio, è che mi serve il giorno di stacco. E non c'ho cura, non posso cura più? Come no? Ma forse perché c'ho i fiammiferi in mano, manni. Sì, ma facciamo un pochettino di tutto nella 24 ore, Fede. Però voglio appunto pensare, ho bisogno dopo, quando stacco, mi metto al già piano di luna. Ma dice che c'è un medikit addosso, ma non lo usa quindi il medikit. No, il medikit lo usi quando resti gli altri. Ah, ok, no, me ne tengo uno. Sono le siringhe che ti fanno restare. No, pensavo mi curassero a me, mo, perché non c'ho vita. Prova a spararmi un colpo in capa. Allora vedi che mi fai danno. Tirami su. Rasta, oddio. Torno full vita, torno. Frangie, ma stiamo chiamando? Che cosa sono questi suoni? Ma non... Tenga, sei ingelosita, vedi, me ne già vedo. Ma perché? Perché? No, sei incazzata, quindi no, mo si attiva. Cosa fai nel tempo libero? Non so cosa sia il tempo libero. Duro. Ma perché si attiva random, mo? Grande cessa. Sono un grillo, sono un grillo, sono un grillo. Ma lo colpisco. Grillati. Grilletto, no. Ma sei un pianoforte!
No, qua c'è una siringa. Mamma, vaffanculo, va. E niente. Tu ce l'hai una siringa? Sì, sì. Sì, ma non si può fare, è diventato impossibile. Poi entra in questa stanza, entra in questa stanza. C'è anche una siringa, prendi dietro la porta, prendila. Calma. Prendi la siringa dietro la porta, vai. Il medikit non c'è. No, che mossa piange, però. Non ti posso curare. Ho un medikit, sono tutti due. No, ce n'è qua, in questa stanza qua. Dove va lei? Okay. A destra, lo vedo. Ok. No, allora, a parte gli scherzi, il mio hobby vero, barba, è la chitarra. Il problema è che da quando mi sono trasferito non l'ho portata, quindi devo prendermela. Perché sono la chitarra. Che ci serve? Quindi non ti direi videogiocare, perché no, non riesco assolutamente a videogiocare nel tempo libero, ma più no, ormai non più. No, giocare. Elettrica, sì, sì, sì. Però in realtà vorrei comprare l'acustica e passare direttamente a quella e basta. Cioè, ovviamente non sia l'acustica anche, però vorrei comprarmi e usare solo quello. Il mandolino, sì. Ti prego. Sono arrivati tre nemici giù, mannaggia la miseria. Allora, fra, abbiamo dei croccopolli da bruciare. Si è risvegliato la testa. Ma mi saranno mandati due giù. Vabbè, finirla. Meno male che abbiamo messo pagine. Facilissimo. No, prima o poi ritorniamo a suonare, Gigi. Sei morto? Sono morto, sei di chi? Chi è? Non lo vedo io, Fra, non è vero. Vabbè, France, mo vedo che riusciamo a fare, eh. Ma, e dov'è? Salve? Qua, è qua. Il problema è che non abbiamo più niente. Ma sta picchiando? No, in realtà un medikit lo vedo. Dove? Dietro di lei, qua a sinistra. Dietro di lei qua a sinistra. No, no, qua, qua. Ok. Lo vedo. Lo vedo, no, lo vedo a sinistra. Che stanza è qua? Dove mi no, non lo vedo. Qua non si può andare. È tipo di fronte a me, ma dietro sto muro. Ok. Tipo di fronte. Francesco, ma senti su. Dai, dai, non lasci a perdermi i suoni. Che fa sto qua? No, parliamo di questi suoni. Ma te, vette fa. La doccia fredda, vette fa. Allora, ma fa caldo. Ah, ecco. Le mie suone che ti fanno venire caldo. Ma, non ma sta ma che è sto posto? Ma sta qua dietro sta metà. Sono medici? Qua dietro. Ma non si può prendere, mangi. Ma tutto. No, ah no, perché sta cessa vede tutto, questi proiettili. Non posso. Vuoi dei proiettili pure intanto mentre? No, vorrei poterti restare. Vedi se ne trovi altri, dai. Io non so che cazzo vedo là. Se no sono sopra ci sta. Io non so dove andare, mi sono perso completamente. Sopra in cucina, mi sa che ne vedo uno. Sempre solo umido. Però se vuoi vedere effettivamente come suono, oddio, qual è il mio account di G privato? Non mi ricordo. Non mi ricordo. Eccolo qua, sta nella sala game nel seminterrato. Ok, allora scendo. Cazzo, non l'ho visto prima. Oh! Faccio la bucchina. E ti vada? Eh sì. Oddio, mi sta distruggendo di botte. Niente nella sala gaming, rabbo di blocco. Oh no! Abbiamo commesso un problema. No. Sì, nel senso l'IG quello lì normale, ma non lo uso più. Già faccio più di questo. Sta sciumunendo. Ok. Dove lo vedi? Qua. Oddio, ma era mimetizzato, dai. C'è vedo che corre male, però ma boffa di pacca di nuovo, guarda. C'era veramente... Ti vedo un po' provato. Sì, 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 sono provatissimo da questo gioco. Sono provatissimo. Un secondo che bevo. Guarda come viene, mi chiama i paccheri. Allora, Fra, che ci manca? Un pupazziello da bruciare ce l'abbiamo? Sì, ci manca la benzina. Ah, era qua, benzina. Mi sa. Ok. Perché la terra l'aveva vista, questa. Poi non posso raccoglierla, in palestra, qua sotto. Ok, non puoi raccoglierla. Fanculo ai proiettili. Ok, ecco. Andiamo. Io intanto lo posso... Vai avanti, vai indietro, vai avanti, corri, 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 corri e ti rincitrullisce. Più peggio di come non lo sono già. Già. Ok. Vado. Vai.
Tanto c'ho il fiammifero, appiccio tutto. C'ho una giunga anche già un altro, non ti prometto. Vai. Ce l'hai tu? Ok. Perfetto. Preparo già l'altro. Di, signora? Benzina. Ma che fa? Perché piange così? Che paura. Ti manca la benza? E l'altra benza, sì. Ok, andiamo a cercare la benza, ragazzi. Andiamo a cercare la benzina. Mo torna di nuovo che... Ma non pensavo di averlo già trovato. Ma mo sarà cattivissima, non credo lo finiremo, fra. Però ci proviamo. Ok, io ho la benzina. Ok, io c'ho i fiammiferi. Ecco la caglia nuova, sono morto. Andiamo a bruciarlo. Come? Qua, Francesca, quasi morto. Oddio, ma ha sguarrato mazza. Pure tu? No, se te era tu. No, no, io sto in amore. Non è vero, sto un po' male, però... Ammazziamo la signora, puntiamo ad ammazzare quest'altro bambino. Non ci prova niente, non c'è manco più sta... Si è fermato un po'. No, è fuori di niente. Niente, è sempre pensato. Ma c'ha sempre con me, però, gelosa sta cesta. Che fai qua, body block di nuovo, vai. Blocca, blocca. Ok. Non ho i medikit. Oh, no, di nuovo. No, è passata. C'hai mica Tering, eh? Sai che non penso, invece sì. Ma c'è quello della porta di prima, ottimo. Non c'è il medikit, però. No, no, mo serve il medikit. Mo serve il medikit. Stiamo letteralmente tryhardando per non arrenderci, sì? Però porca puttana. No, ma è un pain terribile. Ma perché mettono sta cosa qua? In quanto devo giocare? In 18 per batta questo. Sì, 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 vabbè, è un gioco da 4. Cattivo chiamato i pupazzi. Ma devo! Sono letteralmente obbligato. O loro o tu. Esatto. Fra, dove sono i pupini? Cioè, voglio dire, i medikit? I medikit non ne vedo manco uno qua. Quindi salgo sopra. Bene, andiamo sopra. Dai, piano piano. Piano piano, molto piano. Non ti preoccupare. Vai, vai, sali, sali. Non mi guarda da dietro. Qua dentro. Qua dentro, vai. Che scena pietosa proprio. Qua sul bancone. Ah, ecco qua. Francesco, alzati in piedi e caga cammina. Mandiamo Maiz, che lo si ingelosisce di nuovo, mena. Francesco, non hai i cosi per bruciare? Come si chiamano? I fiammiferi? Sì. Ok, andiamo. Il lato positivo è che il fantasma si sta parecchiamente divertendo. Oh no, ma... Almeno lui. Fra, brucia. Sì, ma 8 okay. E mancano 2. C'è un amico, uno morto qua vicino, no? Tacca, eccola qua, mai non te la cerchio, però. Che dolore estremo. Fino a sta, io muoio. Ho finito la vita. Perché per ricaricare la devo stare fermo. Ok, mo ci devo fermare, Fefe. Di colpi? Sì, nada. No, spezzo caricando. Vai, vai. Che... Vieni verso di me. No. No, mi sa che devo morire. Siamo morti. Poi, non ce l'hai. Allora, Francesco, vengoti in ghiappetto. Sto arrivando. divertiti. Almeno qualcosa. No! Sei scomparuta! Sono scompariuta e niente. Vabbè. Ci abbiamo provato. Che gioco terrificante! In tutti i sensi. Però vedi, sei da 4 perché sono. No, ma c'è un sacco di sensi. Vedi, da 7 o 8 su gioco. Terribile, terribile. Vabbè. Bello, dai, ci siamo divertiti. Dai, abbiamo... È stato un'oretta e mezza simpatica. Questo sì, la stanza mamma è stata mia. Dismessa. Chiudi questo gioco, per amor di Dio, disinstalla, rimborsa. Bro. No, ma è vero, vabbè. Io lo rimborso. Era terribile. Tu l'hai avuto a gratis, buon per te, ma... No, purtroppo l'ho comprato in questo bellissimo bundle di immondizia con Spider Queen e addirittura, appunto, vi ripeto, ce n'è un altro volendola giocare. Tra l'altro io continuo a farvi vedere. Sì. Cioè, l'immagine di Spider Queen è questa, di questa signora anime super... Tutti l'hai presi, allora. Sì, 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 chi lo sa. Vabbò, però tu che fai? Penso che faccio una letta di Isaac o non lo so, vedo un pochettino. Comunque, vado un'oretta e vado avanti.
Ho capito. Allora io ti auguro una buona live e grazie anche ancora per la compagnia. E noi ci rivediamo sabato alle 4. Esattamente 4 e mezzo. Sì. Bravo. Ciao Francesco, 4. Perfetto. Ciao. Allora. Eccoci qua, certo. Un secondo che l'ho rimborso alle istanze. Steam caricato. E Steam Epic. Model Builder e... Cool Style. Oh, vediamo. Allora. Volevo rimborsare questo. Eccolo qua. Ah, non c'ho il conto, lo facciamo tu. Sì, vabbè. Salvato. E anzi che vuole... Quella cosa di... dell'application. Sono... Un attimo a rimborsare, no? E poi ci buttiamo, mi sa, su Isaac a questo punto. Un pochino su Isaac, facciamo un'oretta e siamo a posto. Borso qui pollo. Ok, veramente fare il rimborso in diretta ti fa capire quanto un gioco non piace, non annullo proprio niente. Allora, vediamo Isacco, vediamo di non fare l'errore dell'altra volta. Figuri che mi scuola sempre. Che messaggio d'errore è apparso? Non lo so. Isaac and his mother lived alone in a small house. Isaacone. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as it... A posto. Ah, ma tutti così tranne il coro, ok. Che bordello. E andiamo. Se ero parecchio tentato da avviare un nuovo salvataggio. Ma devo tentativo. E volete? Ma non. Ma è di niente. Devo ricordare di non fare la cazzata con la carta. Va bene. Forse era meglio aspettare prima il boss. Poi dopo decidere se rollare o no. Che slalom mezzo tuo incredibile. Vieni qua. Ma dai.
Allora, 8. Getta 7. Comunque ti permetto, come ti permetto, ma sto a mezzo corso. Non l'ho capito una volta. Cosa c'ho di cuore in giro? Come li lascia lui? Vabbè. Un po' già se quello facciamo. Ce l'abbiamo anche nel pre-reverse. Anche se. Più niente, anche no, me lo lascio subito al boss. Prima posso portarlo e lasciarlo piano prima. Potrebbe funzionare, no? Che ci dà il posto. Io non trovo neanche un cazzo di cuore. Mi sa che quel colpo mi aveva colpito. Però ho preparato l'oggetto. Oh mamma mia. No, no, no. Ma dove vai? Ti capisco. Questa item credo che mi era colato tre volte, non una. No. Prendo. Le monete non faccio niente. Questo non lo ricordo neanche. Quindi oggettaini. Mi ricordo davvero il primo anno, anzi i primi sei mesi di live, c'era un sacco di sacco, proprio tanto. Ricordo la. Una volta mi capitava, facevo live anche la domenica solo per lui. È stata una domenica. Abbiamo fatto, dopo che ho messo l'alert di Isaac, ho fatto la gridere col Delost che mi dava problemi. E lì. Manca fare apposta. Una volta messo quell'alert, quel giorno stesso l'abbiamo fatta. Che poi in realtà è tra le grid era più facile, perché da quell'oggetto che è incredibile, ma non riuscivo a romperla, tra virgolette. No, così più tendo a riprendermi il solar. Ok, ho fullato, ottimo. Manca ancora la trash, sto di boss però. Non la sento il boss, vuol dire.
mi sento mica abbastanza forte. Mi spiace che magari perdo. Manco bomba. Ok, il change me lo tengo. Spero ci sia un oggetto decente. Conta come minio questo, mi dice no. Che chiavica. Vediamo un po' se riusciamo a far pari Satana. Cagare, guarda quanto sto ricerca. Ecco, sì, ci fanno sempre ragno. Perfetto. No, non è morto. Okay. Sto freddo, non ci penso neanche. No. Lo cambio, che cavolo prendo. Se fa sanguinare i nemici, non è neanche male. Salve Dreyfus, come va? Fa un po' di Isaac tattico. Che fine ha fatto il drink? Ora si mangia le cose? Vedi. Ma deve andare così per il piano? Ah, qua, No, non c'è la bomba. 5 monete, vediamo se troviamo nel negozio se c'era. Perché sull'altro non so se c'era la bomba. Abbastanza bene, sono un po' cotto dopo 14 ore ieri, diciamo che non è massimo. Sono a riprendermi un po'. Ma che fa così? Oh no! Ma così funziona il soggetto? Mamma mia! Una bomba! Ma dopo lo riproviamo. Comunque sì, un po' stanchino, però abbiamo fatto la coppona prima con Lino e così adesso mi andava, ecco, di continuare un altro pochino, almeno un'oretta ce la facciamo. Ho detto Isaac è perfetto così. Un po' tasto nel dubbio. Che c'è, Isaac? È una roccia. Una cosa. Non ho preso la roccia della Sunside. O ce n'era un'altra. Ah, se io sono una roccia, Sto morto dentro, ci provo a essere una roccia. Magari dopo ci vado là. Mamma mia. Ah, sono qui, ok. Ah, vabbè, dai. Ma c'è un buon rock, la metà della carina, ma figurami. Però mi dispiaceva non recuperare la Vives, quindi ho fatto no, dai. Oh mamma mia, sono pure a 7 stanno.
No, ti fermo tu. La magna di soldi. Faccio qua dove mi porta. Non so cosa. Ma mi porta istanze buone a prescindere, boh, che lo so. Ma vi ricordo che sono tutti gli scondicini, Se volete. Siamo a meno 5 dalla cifra tonda. Se volete supportare il canale, avete sub, gift, tutto quanto. Scontatino. Il soggetto per me è impossibile, ci provo. Mi prendo quello dopo il latte, quindi. A posto. Ci ho provato. Ma sono proprio scemo, ci sono andato io di faccia su quel colpo. Come diceva le sub di un mese, di tre mesi, anche gift, scontati del 25%. Poi peccato che non mi fa neanche vedere chi nel caso ha fatto quello di 6 mesi, non dice niente, giusto per saperlo. O la candela o il minion. Non volevo qui. Poi ci vado dopo. Sì, vado dopo. Però lo soggetto mi ci deve abituare. C'è gente che lo fa bloccando, però a me non piace. Cioè, non è una cosa. Oh mamma mia. Cioè, io se devo trovare un oggetto posso mettere in pausa, cercamolo con la wig o con qualcos'altro. Mia. Risalve, lo salve, sono stunnato tra. C'ho in capo la giornata di ieri e oggi tutto insieme. Ma quanti siete? Ma sei tu che li chiami? Oh, quanti siete tu? Mannaggia, mi chiamo sapere. Ma amico tuo, Non già spawna cosa. No. Ma quanto crescono velocemente questi? Ma guarda un po' tu. Sto dormuto. È una carica, cioè, fermati che te la curo. È un dente cariato. Devo prendere quello. Non volevo le spia, mannaggia me. E c'ho chiave, non c'ho niente, quindi sto giù. Magna di quello. Ma ho un po' le chiavi che saranno, Con la stanza dei libri è ottimo, ti piglio tutto. Mi serve una chiave, bro. Ovviamente. Ma darà la chiave secondo voi? Secondo me no.
La stavo qui. Vedi niente. Non ce l'ho. E va fangulo. Ma niente. Che cazzo. Di fastidio. Vieni pipì, ecco qua. Sono tre libri. Legamento di sacco. Dai, che palla. Ma là cambia oggetto, perché? Ah, col fatto che cambiano fa così pure. Ma vabbè, c'è il quad shot qua però. Devo volare. E da una parte c'è la Bibbia normale. Qua devo riuscire ad avere questo. Eh sì, Lolman. Sono finalmente fra. Lo fa così, ma niente. Mi serve una chiave. Ah, le bombe. Voglio le bombe, mi dai chiave, voglio la chiave, voglio le bombe. Non è questo mio. Come stai, Lorman? Che mi dici? Ma sono full vita, oltre. Sto con la vita ciò, però sto full. Icona del cuore? Ah, che non le vedo, giustamente, che scena. Ma psicologicamente qua è un po' dura sempre per tutti. Ok. No, cazzo, cambia veloce. Che c'è prima di quello? C'è quello giallo, no? Ma c'è il giallo o no? Sì. Ma ce ne sono due, sembra. Non ce l'ho mai. Facciate una prova. Qui è nero. Non riesco neanche. Madonna, prendo il quadro, c'ho l'impresa. Ah, non è che me l'ha preso, però c'è l'altro mini. Ma ah, no, questo è già stato acquistato, che simpatico. Che fa qui? Oh mamma mia, che ho combinato! Questo non lo voglio mai. Ma posso cambiare di nuovo. Fai la barriera. No, ho preso qui. Mamma mia, sto. Sta buono qua. Sta buono qua.
Non ho troppe cose ho fatto in un solo momento. Deve solo la stanza col D6 mi serve, ma guarda. Il problema è che non spariamo dritti, quindi... è un problemissimo. È un problema che non so come risolvere. C'ho le chiavi, mamma mia. Non manco come cammino per una certa. Che io sono abituato a regolarmi in base a dove va il mio sparo. Cioè, il fatto che devo sparare così è un casino. Ma guarda che sto scemo, però, così fa. Poi chissà qual è la nostra vita, per tutte le cose. Oh mamma mia. No, devo cercare di fare... devo prendere questo. Oh, l'ho addirittura lisciato. Ma come ho fatto? Che palle! Mamma mia, come l'avrei voluto! Dovevo essere ancora più vicino, però dai. Rip, ma rip tutta la run, io non so come sto giocando. C'ho due cose che mi mangiano addirittura le monete. Ah, ecco che me l'ho scordato. La trace. C'è le chiavi. Allora, vediamo un po'. Dai, una sta qua dentro, easy. Una sta qua. Dai. Ma dopo c'è la stanza, non poteva. Quindi sta qua a destra. Là non potevo, così. Fanculo. Un'altra che sta di qua. Non controllo manco le altre. No, neanche. Che cazzo sta? Sta qua sopra? Ma tutte le bombe. E vabbè, ma infatti non volevo far quello. Non è che quanti cuori c'ho. Vabbè, cagare, c'era prima qua. Vabbè, ma è fatta apposta. E invece la mamma ti faccio esplodere, guarda. Ma quanti cuori... oh, la chiave, dai, la chiave, raga, la chiave. Poi, quanti due? Ma questo ti mangia cuori, ok, io. Meno c'è la treasure. Sta avvicinando. Quando la bomba.
migliaia di cose. Abbiamo un po' di roba utile, ma non c'è soldi. Boh, vedo a che piano morirò e fine. Insomma, quanti cuori c'ho le cose. Tutto a cazzo. È vero, tutto a cazzo. A posto. Chiave ce l'ho, ma mi serve. Ce l'ho dopo, la c'ho paura che tocco mi fotta la chiave. Mi basta per fuori. Aia. Come mai c'ho quel mino che... Come mai c'ho tutti questi mini. Meno male, allora. Ma io non sparo... No, che tanto mi ammazza, guarda. Meno male c'era il mino che fa lui. Bravi, nice combo. Ma dove... Ah, mi sa... Mi tirano, vabbè. Gravità di tua mamma. Ok, vai. Che burdello. Oh, guarda il corpo. Guarda il laser. Che viene dopo il viola? No. Il laser viene dopo il dado? Ma io non capisco, non dovrebbe avere un ordine questi qua. Facciamo, guardate, mi sminchio tutto. Quindi, non riesco proprio a fare. Beati quelli che c'è, c'è gente che riesce a andare allo start neanche con quello. Ma è la prima volta che mi capita, non sono allenato. Siamo la run più a caso che possiamo avere. Non perché... Non perché... Vaffanculo. Gli oggetti fanno effetti casuali, ma perché li abbiamo scelti tutti in modo casuale. Non riesco a pensare così. Vabbè, che cavolo tu. Boh, sono del cavaliere, infatti. Non ce la fa, corri! Ma non stavo neanche guardando! Non voglio quelli là, figurati. Non vedo che sta, no? Che mi piglia a fa? Quello che è pugnale, il pugnale. Sto qua. E...
Da questo no. Ok, da quanto che ho preso? Abbiamo mezzo cuore. Me lo gioco qua dentro, no? Ma quello che si mangia le cose non mi dà niente. Guarda, facciamo così. Proprio la odio run. Mangia solo, veramente. Oh, ci si apprendere con... No, proprio bilancia, quello sfizio. No. Ci provo, ma niente. C'era... No, c'è proprio niente. E dove si va a morire? Più di sotto. Provato T. Questa è la secret. C'ho manco. Forse no. C'ho manco voglia. Vediamo quanto duriamo. Niente, che questi corrono tutti quanti veloci. Che bello il cappellino! Uè. Mi vecchiava bomba V. Ovviamente lo prendiamo. Quando chissà quanti ne erano gli oggetti quelli là. La nostra a caso run, eh. No, tu mi senti pazzo. No, perché mi stanno le vocine che parlano. Non manco visto niente, troppo veloce sta. Ma quante lacrime sparo io? Troppe, troppo poche, chi lo sa? Ma forse troppo. Ah, c'è le bombe d'oro, c'ho. Un cuore. Uno, grazie. Mica tre quarti d'ora che giochiamo. Tra quelli maledettissimi. Ma tutto parte dal minion. Uè. Bravo, uè. Pure. Guarda, vai. Ma sei proprio un cesto, quello si è messo. Ma poi che l'ho preso a fa? Dai, no. Io non so che casino sto facendo. Che mi ha colpito l'ultimo? Non lo so. Era meglio che mi stavo fermo.
E non ce l'ho altre monete. Ma oddio, anche se altre stanze c'erano. C'era anche una qua, vecchia gara. Non c'ho la figa. Non mi vedo mai. Beh. Quello che ce la facevo, mannaggia la miseria. Da 12 da levato. Sentitemi. Oh, forse c'erano, forse no, ma chi lo sa. Dare il fagiolo. Wow, un'altra. Generoso, guarda, siamo partiti con mezzo cuore, siamo partiti. Chi l'avrebbe mai detto? Mamma, se non riesco ad andare neanche dritto. Non apre. Io è la seconda volta questa run che me la sminchio. È davvero la seconda volta. Ti giuro, sono uscito pazzo. Questa vista allora, spero che mi... Yeah. E no, colpa mia, dovevo prendere... Cioè, per fare la fretta... Per la fretta di andare non ho preso l'oggetto. Mitico! Se vuoi il follow, benvenuto, benvenuta. Anche se, ragazzuoli, stavo preparando il raid al Linone. Io vi ricordo che sono in live da lunedì e venerdì dalle 16 alle 19. Una volta abbiamo fatto live più lungo, una volta più corte. Abbiamo fatto live extra. Domani ci sarà live tranquillamente, quindi per chiunque vuole ci vediamo domani. Vi do un grosso bacione e vi ringrazio tutti quanti per la compagnia. Noi ci vediamo domani, faccio sapere qualche cosa. Appunto, ci vediamo tutte cose, avete i socialoni, quindi... Grazie ancora.